Prego, assessore, la 481, si riprende da lì. Allora, il cittadino chiede di rappresentare correttamente uno stato dei luoghi rispetto all'esistenza di un fabbricato. Ovviamente questo non è possibile perché la base cartografica della regione toscana non può essere modificata, ma se c'è un edificio legittimato, come ormai sappiamo, si applica la disciplina senza problemi. E chiede poi in funzione di questo, però, anche se ho capito bene, il cambio di classificazione dell'area trasportandola in B2. E su questa seconda richiesta l'ufficio nell'istruttoria dice che la classificazione invece che è stata data è coerente. Quindi le richieste erano due: la rappresentazione di un edificio, e ormai sappiamo che non è possibile, ma non ha effetti pregiudizievoli nei confronti dei cittadini, e il cambio di classificazione dell'area, ma l'ufficio ritiene che non ci siano le condizioni. Si va a vedere? Stamani ti stupirò, Riccardo, guarda un po', eh. Stamani vi stupisco. Vai. Effetti speciali, brava. Buongiorno. Quelle accanto sono serre, no? Sì, questi qui bianchi sì, sono delle serre, sì, questi tetti bianchi. L'area che chiede l'inserimento è questa dove ho la manina io, in zona B2. Va bene, mi sembra che non ci siano troppi dubbi, no, rispetto ai criteri che abbiamo usato. Peraltro ricordo a tutti che un edificio esistente in area agricola ha sostanzialmente analoghi interventi, quindi non osservati. Vado avanti allora, Presidente, se non ci sono Sì, non vedo nessuno che chiede la parola, quindi sì, andiamo pure. osservazione 483. Allora, si tratta di una proprietà che ricade in parte in B3 e in parte in H1. Chiedono che tutto venga ricondotto alla classificazione del fabbricato B3, essendo l'area che cade in H1 di natura pertinenziale. Storia e di accoglimento. No, non ho capito io quell'area. Per quell'area lì, quella punta lì in cima sto andata da Riccardo. Ah, ero io, quella in alto, sì, scusate. Non so, guardiamola bene, io la volevo vedere questa. È giusto tutta quell'area lì? Andiamo a vedere. Verifichiamola, verifichiamola. Ah, perché... No, certo, va visto se è resede, no? Se il ragionamento è sempre quello. Appunto. Ma allora, secondo me non ci sono problemi, nel senso che qui c'è un fattore fisico, no? Che individua l'ambito, insomma, non è che lasciare un pezzettino in H1 non ha veramente senso. Cioè, siamo in un incrocio, insomma. E quindi Ma ha c'è. poco senso anche per lui la resede, perché vedo se l'è già delimitata con la siepe, il pezzo di sotto mi sa che gli interessi poco. Ora l'ha chiesto, ma vedo che la casa è già bella delimitata con la sua resede, Ma lì ci può fare un'altra casa dopo. vedi? Io non credo che sia una casa, però, eh. Mi sembra un ristorante. No, è un ristorante quello lì.
Ah, un ristorante. Quindi tenete conto che magari potrebbe esservi utile per, che ne so, Vabbè, un organizzare. ristorante però, cioè, lo usa come ristorante, però insomma è anche una casa. Sì, no, io facevo presente che lì c'è un'attività, quindi Ma non lo l'area so. dietro non userà mai per il ristorante. Ma non la usa nemmeno ovviamente Riccardo per farci una casa che non ce la potrebbe fare. Cioè, qui si, secondo me qui è uguale, cioè decida la commissione in serenità, ma qui si tratta di capire se ha senso lasciare un H1 all'incrocio fra due strade. H1 è verde. Che cos'è H1, Manola, ce lo ricordi? Aspetta un attimo, che lo cerco, che non lo trovo. Io mi confondo a volte fra H1 e H2 e voglio dire una cosa per un'altra. Allora, H1 sarebbe aree a verde privato e spazi aperti residuali e o marginali agli insediamenti. Come ritiene la commissione? Nel senso che Ma se si passa in B3, no? Che interventi ci può fare? pertinenziali, Riccardo, pertinenziali. Ci volesse mettere, che ne so, Ma i siccome gazebi. si è detto di non portarli molto distanti, no? Dall'abitazione, gli interventi residenziali qui li può fare accanto all'abitazione, c'era già tutto lo spazio, no? Per farli. No, Sì, siccome ripeto, le poi qui. altre osservazioni abbiamo detto non si accoglie perché sono, dopo vanno troppo distanti, bisogna avvicinarle alle case. No, io mi limito a riportare, poi decidiamo insieme, senza problemi, a me va bene tutto. No, no, ma io mi limitavo a dire, poi come vuole la commissione, mi limitavo a segnalarvi che qui c'è proprio una situazione di luoghi, cioè fossi io, non ho questa fortuna, no? Ma fossi io il proprietario di un immobile così, non ce l'andrei a fare la piscina tra due strade laggiù in fondo, no? Per dire. Cioè, quindi, questa è un'attività economica oltretutto, quindi non lo so, io l'unico. Non vedo grandi questioni, non so se mi spiego. Forse se uno gli dà una risiede un po' più ampia può organizzare meglio all'aperto la propria attività economica, forse qualcosa in più a livello di qualche gazebo, di qualche, ma forse anche nel verde privato, entro certi limiti. Quindi, oppure le aree di sosta, che comunque c'era grandi. Insomma, può darsi che con una risiede un pochino più ampia qualche margine di manovra maggiore ce l'abbia, ma insomma non. Vabbè, tanto lì Simone, in quel pezzetto lì tra due strade, penso che anche un'edificabilità a qualcosa ce la fa male, nel senso. Ma sì, non credo che lui lo chieda per edificarci. Io penso che lui lo chieda per organizzare meglio. Non è un problema di nuova edificazione, perché in ogni caso, che sia H1 oppure B3, la nuova edificazione non ce la può fare. Eventualmente, come diceva l'assessore, solo le pertinenze del fabbricato Sì, che comunque mi esistente. sembrano anche, come dire, nei confronti di una situazione così delimitata da tre strade, mi sembrano anche l'unica sistemazione di quell'area possibile, alternativa all'attuale, perché voglio dire, ci sono problemi comunque di ogni tipo, dall'immissione sulla viabilità al resto, anche per eventuali altre funzioni, insomma, no? Non a caso è una partizione spaziale che il piano ha lasciato, come dire, indeterminata per il momento. Nella proposta di adozione. Quindi per me non ci sono difficoltà. Gli altri commissari che dicono? No, va bene anche per me, ok? Considerando che è un'attività, va bene anche per me. Allora vado avanti. Osservazione 484. Allora, trattasi di una proprietà che ricade in parte in B3 e in parte in E1. Vi sarebbe invece continuità dal punto di vista dell'esistenza di una pertinenza e l'istruttore di parziale accoglimento. Siamo alla pieve. Il fabbricato qual è, Antonella? Quello
Quello, ok. E andiamo a vedere lo stato dei luoghi, direi. Perché parzialmente accolta? Che Che chiedeva di più? Che chiedeva di più? Andiamola a vedere, però. Sì. Vedete? Non bene. Allora, questo tetto è questa casa qui. Noi siamo arrivati a comprendere la stradina. No, è sparito, Quindi, non ho capito che hai detto, scusa. ho detto, questo qui è l'edificio, allora questo edificio qui è questo qua. Questa stradina noi è il nostro confine per delimitare la zona B3. La stradina all'interno della casa, no? La stradina è di proprietà della casa, è di qua. L'abbiamo messa dentro il B3, che è questa, vedi? Se vedo bene, è proprio la strada di accesso del fabbricato, giusto? Sì, è quello, ho capito qual è. L'abbiamo messa dentro perché prima era fuori. Sembrerebbe corretto, insomma. E non abbiamo messo dentro cosa? Il resto del bosco, volevano andare oltre, aspetta, eh. No, ma è un No, bosco. No, ma l'osservazione. è Ma corretto, lì è un dai. bosco. Ma me la fai vedere quello che chiedeva? Sì. Secondo me è importante che quella strada effettivamente sia dentro, perché è proprio dentro l'abitazione, Ma mi la strada di pare di mezzo. sì, mi pare che sia considerata Sì, ho così, visto non di è... sì, ho visto che c'è dentro. No, però va oltre. Perché accanto a quella proprietà lì ci passa un sentiero che poi si ricollega anche alla pieve, va nel bosco. Volevo capire quella cosa. Ah, vabbè, loro erano andati un po' più larghi. Mi Voleva sembra andare oltre corretta. il sentiero e più sopra. Mi sembra corretta l'istruttore dell'ufficio, insomma. Io sono d'accordo, sì, quindi ci si attesta sul margine della viabilità esistente. Gli altri commissari? Cioè, io c'ho da vederla bene. Che vuol dire ci si attesta sul margine della viabilità esistente? E Cioè, praticamente la proposta dell'ufficio esclude la particella 794. Se te torni là, Antonella, torna sul catastale e si capisce bene. La 794 è quella subito sotto, la 755, che cos'è? 65, quella lì. sì. E poi la 799 una porzione perché taglia qui dove c'ho la manina io, vedi? Ok, Vicino della casa. esattamente. Sì. Ma comprende fino a quel taglio lì anche la viabilità. Siccome lui c'ha anche la piscina, questa casa qui è compresa la piscina, ecco, volevo capire questa cosa qui. Quella va compresa per forza, eh. Aspetta Ma un attimo, no, però a no, vedere lui questa mi qui la sembra piscina ma non corretto. te la menziona, vedi? Eh? No, però noi se l'ha messa dentro, già fin Sì, la dall'inizio. vedo fuori.
Lui la piscina non la chiede. Ah, ecco, perfetto, no, l'ha già dentro. Sì. Era già dentro. Ok. Perfetto. Giusto. Va bene. Avanti. Allora, 486 si chiede che alcuni manufatti, oggetti di condono che cadono in area A3, quindi agglomerati di antica formazione del territorio urbanizzato, siano inseriti in zona B3. L'istruttore di non accoglimento. Andiamola a vedere. Sì, questa è più quasi sulla classificazione, no? Cioè indirettamente sulla classificazione, ecco. Io il dubbio è che sia di valore storico, che sia... Sì, esatto, va visto il valore dell'edificio. Per me non credo ci sia, però... Bisogna andare sul posto, Antonella. In senso virtuale, sì, con le nuove... Sto cercando di capire dove siamo, un attimino. Forti del 3D, eh? È vero. Dove sono? Il consigliere Iacomini che ha stimolato l'evoluzione tecnologica dell'ufficio. Ha fatto anche bene, si vede bene tutto. Cose mai viste. Ufficio, voi chiedete che vi sarà dato. No. Allora dovrebbe essere questo l'edificio. Quale? Questo qua. Ma mi sembra lì, eh. Aspetta, perché non mi si... Allora, questa Antonella, sarà così. Dimmi. Sì, è questa qui. Non quando, dite che non è questa. Quando sei qui sulla mappa di Google Art, se tieni pigiato, prova, se tieni pigiato il tasto Shift e muovi il mouse, ti fa una certa tipo di operazione. Te lo metti dritto, bravo. Tieni pigiato Shift e se invece tieni il tasto Control ti permette di fare la rotazione a 360 gradi. Per me la casa non è quella di là, è di qua, perché io li ci conosco, non mi sembra sia quella di là, mi sembra sia questa qui. No, per me allora, è davanti, di qua, è questa allora, di qua. Ritorno sull'osservazione, va bene? Sì. Allora, l'osservazione è qui, aspettate. A vedere dalla forma, Riccardo, mi pare abbia ragione, Antonella. Guarda, sì, ho capito. Siccome via di Rosi 43 è di davanti, andatela a cercare su Google. Allora, questa è l'osservazione, va bene? Sì, è questa, va bene? L'edificio è questo qui. Quindi, come emendate. Però, va bene, cioè, è questo edificio dove è scritto A3 con questa. Allora vado su Google. Sì, alla via, non è via di Rose 43, via. Allora vado qui e è questo. Sì, via di Rose 43 invece è quello davanti. Riccardo, non c'è una perfetta corrispondenza sugli indirizzi di Google con la geolocalizzazione delle volte, ok? Non c'è una perfetta corrispondenza. L'indirizzo è meno attendibile rispetto alla puntuale localizzazione. Sì, però ecco, allora gli dicevo, io non so se lì ha senso mantenere là, eh. Quelle davanti è davvero, allora. Guardiamolo. Perché sono moderne? No, non so se hanno questo pregio. No, semmai sono state trasformate, ma l'impianto mi pare sia storico. Sì, sono vecchie le case, ma sono state... Scusate, commissione, vi volevo informare di una cosa che abbiamo rilevato ieri con Fabrizio Cinquini e che necessita, ve la proporremo... diciamo successivamente quando abbiamo terminato l'esame delle osservazioni, perché c'è una carenza nella norma
che disciplina gli interventi all'interno delle aree urbane storiche, quella che stavamo guardando adesso, per gli edifici, perché vedete c'è un solo numerino. Il numerino sembrerebbe comprendere tutti gli edifici. Però alle volte all'interno delle aree urbane storiche, come probabilmente qui, ci sono edifici recenti o che non hanno nessun valore storico. Allora, quelli lì, ora poi dovremo, Fabrizio farà una proposta di normativa, poi faremo eventualmente, decideremo come metterla, magari forse con un emendamento in consiglio comunale, per dire che quei fabbricati che non hanno valore storico, fanno gli interventi dei non classificati dell'articolo 21, in pratica, perché diciamo, anche qui è scappata la normativa per le altre aree. Quindi è un problema di cui ne riparleremo, ecco. Va bene, quando c'è la proposta poi la Vabbè, esaminiamo. però qui andiamola a vedere, perché No, prima di no, tutto. questo prescinde, certo. Andiamoci anche con l'omino, almeno magari ci si rende conto tutti insieme Sì, se è sto giusto. cercando, ma stamattina il computer è una voglia. Sulla strada non ti ci va, Antonella? No, no, è un attimino lento stamattina la connessione, dovete avere pazienza. Vedi. Allora, ricominciamo, eh? Vediamo un po'. Proprio sulla strada. Sono Sulla io, strada. no, ma ho un problema con il computer, Non lo piglia. un secondino, vedi, mi va sul nero. Sì, hai ragione. Alberto, ci puoi dare una mano te? Io ci sono già, se lo volete Anche condividere. Riccardo, va bene, sì. Ah. Non so che fare, ragazzi. No, E se dai vuoi la condividere lo condivisione a schermo Riccardo. mio, te lo faccio vedere. Allora aspetta, perché mi sa che se apro Google Earth con Google Map non lo so, vuole dire una stupidaggine. Allora, te lo do a te, È Riccardo. uguale, sì, te lo faccio vedere. Dai. Vedi? Cioè, È questo. Google Earth è in contatto con Google Map. È questo qui. Uno dei due, sì. Uno dei due mi sa E caspeggia, questa è non mi sa. stata tutta rifatta, vedo. Però l'area è questa qui, di storico qui io. Allora, per i criteri che abbiamo usato, storico è storico, casomai ci si dovrebbe interrogare sull'uno o il due, questo sì, perché
Lo vedi l'impianto, Riccardo, è No, volevo storico, dire di pregio architettonico, che non lo è. sì. No, questo andrebbe ragionato un attimo. Forse è più da due. La parte, quantomeno, la parte oggetto di osservazione è questa qui a destra, giusto? Ma loro ti chiedono gli annessi, non l'edificio. Cioè, loro dicono nell'osservazione della tavola del quadro delle previsioni di scala dei manufatti condonati e relativa resede ricadono nella zona 3. Cioè la parte di, ma allora c'è l'edificio bianco. Girati, Riccardo. Ecco, tutta questa Questi fascia qui loro la qui? vorrebbero in zona B3, B2, Ah, giusto? ma Non allora scusa, l'edificio, eh. fermi. Ma allora quello che diceva la Manola è proprio, non l'avevo capito io, è È per proprio che questo che lo diventa dicevo. l'osservazione, nel senso che rivolga ai commissari la loro, diciamo, esigenza dell'osservante non è sull'edificio, ma sull'area di pertinenza, no? E allora, con la proposta normativa che faceva la Manola, che chiaramente dobbiamo esaminare poi con calma, qual è la logica? La logica è se in un'area di pertinenza di un edificio storico io non ho manufatti di valore storico, è chiaro che a quei manufatti che non sono di valore storico non li posso applicare, cioè non è ragionevole applicargli una disciplina di tutela, no? Quindi l'ufficio ci proporrà una norma sugli edifici, sui manufatti, scusate, non storici inseriti nelle aree storiche, che tra l'altro c'era già nell'attuale regolamento urbanistico, e ragioniamo allora poi di quella. Quindi, se siete d'accordo, io direi che questa va per forza sospesa, perché ci sta anche che cambi l'istruttoria in funzione della norma che verrà proposta, no? Nel senso che se poi la norma soddisfa la richiesta del cittadino, magari è parzialmente accolta o accolta. Va bene? Siete d'accordo? Sì, me la rispieghi bene, scusa, io non ho capito un Cioè, passaggio. l'osservazione, effettivamente, rileggendola è così, l'osservazione ha ad oggetto, Riccardo, non l'edificio principale, ma No. i manufatti condonati, che sono nella resede, no? Lui dice: non ha senso che quelli me li classifichiate storici, no? Perché non hanno nulla di storico quei manufatti lì, si vedono anche in foto, diciamo che sono nella resede. Ora, qual è il punto? Il punto è che la resede di un edificio storico ha ovviamente la stessa coloritura, no? La stessa campitura dell'edificio, perché fa riferimento all'edificio. Allora, il punto non è cambiare classificazione alla resede, perché una volta che la resede te l'hai individuata correttamente, no? Al colore, diciamo, fa riferimento all'edificio principale. La cosa che va fatta è dare possibilità maggiori di intervento al cittadino laddove nella resede di un edificio storico ci siano dei manufatti che non hanno nessun valore storico, no? Perché se non hanno nessun valore storico, può essere anche un interesse pubblico oltre che del cittadino poterli recuperare con maggiore libertà. Quindi si può differenziare sostanzialmente, Riccardo, la disciplina dei manufatti pertinenziali da quella dell'edificio principale in funzione del loro effettivo valore. Ok? Per questo serve però una modifica normativa che è quella di cui parlava la Manola e che dobbiamo esaminare, nel senso che se ne sono accorti a livello di ufficio e ce la devono proporre. Quindi proponevo di sospenderla in attesa di vedere questa proposta normativa. Ecco. Direi che sono d'accordo, ma penso che insomma sia la posizione di tutti, perché mi sembra la chiave risolutiva migliore, no? Io sono d'accordo. Alberto. Sì, Alberto? d'accordo. Allora, Presidente, vado avanti. Allora, osservazione 487 fatta dall'Ufficio Lavori Pubblici. Mi sa che ne abbiamo già vista un'analoga perché si fa riferimento alla 320 e Che è quindi direi che. stata accolta, ti ricordi? No, questa la voglio vedere io. Perché parzialmente accolta poi?
Si fa riferimento alla 320, mi sa che l'abbiamo già vista. Ora andiamo a vedere. Allora, Riccardo, siccome la 300 e la 120 era quell'area, quella TR, quella TU che abbiamo tolto sulla rotatoria, scusami, sulla via del Secco, viale Colombo. Ma non era cartografica Sì, no, allora. era una scheda norma, Riccardo. Ah, ecco, una scheda norma, ecco, Ti no, ricordi la aspetta, scheda norma che era qui, dove ho la mano io? me la ricordo bene, è quella vicino all'Arlecchino, Bravo, che è stata quello che tolta la Alberto commissione? propose, quella lì, Sì, questa utilizzare, qui. eh? Sì, era questa qui che era stata levata, te la ricordi? Sì, cioè era stata Sì. levata e Cioè, c'era proposta. un'osservazione che veniva, dove veniva proposta una scheda norma e poi alla fine non l'abbiamo accolta. Esatto. E ora qui allora ti accogliamo parzialmente. Perché qui chiede la necessità di una rotatoria. No, ma allora qui la scusa Riccardo, secondo me, siccome il registro ce l'hanno data ad agosto, no? Esatto. È rimasta la istruttoria Certo. originaria, no? È chiaro che ora questa va modificata così come è stata modificata quella della 320, cioè ci sarà un riferimento uguale a quella della 320, ok? Ma appunto, ma quello che dico io, non è che qui ci viene la rotatoria, allora. No, ma allora, io non me la ricordo l'istruttoria tecnica, no? Della No, ma ricordo 320. bene, ora, io ero La contrario alla sostanza rotatoria, è che lo stato dei luoghi resta quello che è, e eh. come abbiamo già detto altre volte, la rotatoria, se uno, come dire, la fa dentro la sede stradale, quella non è una questione urbanistica, come ti posso dire, Riccardo. Di sicuro non Sì. potrà essere fatta una rotatoria prendendo l'F1, perché Infatti l'F1 non dicevo quello consente. io, giusto, dicevo quello. Infatti non mi piaceva che andasse a inficiare quell'area. Ma mi sembra che comunque appunto questo tipo di discussione analoga proprio sul valore di quell'area e di conseguenza la sistemazione della eventuale dell'intersezione sia proprio identica a quella già fatta. Sì. È che è rimasta la vecchia Sì, istruttoria. chiaro, chiaro. Sì. Allora, L'ufficio Presidente, deve cambiare il parere istruttorio, giusto? L'ufficio deve cambiare il parere istruttorio. sì, deve allinearsi a quello della 320, ok? Che è cambiato a sua volta a suo tempo. Giusto. Allora, osservazione 488. Ci sono varie richieste. Quelle di natura cartografica, chiede che venga passata la zona da P4 a P2 e quindi penso che su questo sia accolta. Il parziale accoglimento dipende invece da altre richieste di carattere normativo che abbiamo già visto. Chiara l'ufficio conferma. Sì, ok. Quindi Quindi per l'errore, no? quanto riguarda la cartografica è solo il passaggio da P4 a P2? Sì, esatto. Esatto. Allora vado avanti, 492. Siamo a Vado, si fa riferimento ad una previsione di parcheggio. Sostanzialmente si chiede di eliminare una porzione di questa previsione L'avevamo già vista, eh? che creerebbe un danno alla proprietà perché costituisce insomma la reserva di questa proprietà. L'avevamo Vediamo. già vista, uguale alla 333, se non ve lo ricordate. E allora se l'abbiamo già vista vale quel Io che me abbiamo la detto. ricordo, ti dico la Sì, verità. è questa qui, Riccardo, che Era nell'attuale era previsto il parcheggio, che è questo rettangolo qui. Ah. E noi gliel'abbiamo levato perché faceva parte della resede, c'è cioè tutta la resede di questo. Io me la ricordo. Sì, me la ricordo, se è quella lì, eh. Ora, se si dice Sì. che... Allora,
Ma perché allora sono due proprietà diverse? È la stessa, via. Perché saranno più di un proprietario, quello non te lo saprei dire. Ok, va bene. Allora, osservazione 496. Allora, a livello cartografico le richieste sono due: l'inserimento di una pertinenza nella zona E3 e l'inserimento in cartografia di una pertinenza che non è rappresentata cartograficamente. Su quest'ultimo punto sappiamo che non possiamo modificare la cartografia, ma non ha nessuna rilevanza la circostanza, cioè non produce nessun pregiudizio per il cittadino, mentre per quello che riguarda l'inserimento nella zona E3 di quest'area, come con la stessa classificazione del fabbricato a cui si fa riferimento, c'è un'istruttoria di non accoglimento. Quindi andiamo a vedere Sì, volevo aprire l'osservazione. l'osservazione. Sì. Sì, infatti, per farvi vedere cos'è che chiedeva. Sì. No, scusate, questa è quell'altra. Chiudo e chiudo. Che numero è? Oggi sto sbagliando, scusate. 496. Ok. Stamani computer. Vediamo un po' se ci si fa, eh. Allora, questo è l'area, questo è il fabbricato principale. Loro vogliono che ci sia fatta questa piccola pupporina elevandola dalla zona 1, perché c'è un edificio sotto, ma quello tanto rimane sempre l'edificio, non è un problema. Guardiamo dov'è messa l'area. Allora, siamo vicino al Torino. Quindi la pertinenza, anche se non è rappresentata a livello cartografico, è già in zona B, giusto Antonella? Aspetta, no, la pertinenza è questa che vedi sotto la E1. E vuole che sia scorporata, che gli faccia questo lavoro qua, capito? Lo vedi come faccio col mouse io? Però non ho capito una cosa che è questa, ma è una pertinenza davvero? Lo dice, non lo so, lo dice lui, non lo so No, questo, nel eh. senso che se è una pertinenza avrebbe senso dargli la stessa classificazione del fabbricato principale. Vedi, pertinenza per il quale si chiede l'inserimento in cartografia, ma quello in cartografia l'edificio c'è, al di là che non si è No, ma io non ho rappresentato. capito una cosa. Questa rappresentazione che stiamo guardando ora, no? Contiene già anche lo spostamento della E1? Sì, eccolo qui, vedi, te lo faccio vedere, vedi la manina mia. Qui, questo è come lo vogliono loro, no? E questo è come è sul piano, cioè l'edificio è qua sotto l'E1. Ok. No, dicevo questo, ma sto Cioè, ragionando ma a voce alta, non è che ce ne voglio sono due. dire. No, sto ragionando a voce alta, non è che voglio dire che è corretto quello che dico, sto ragionando e basta. Cioè, se questa è la pertinenza del fabbricato principale davvero, no? Al di là che la rappresentazione grafica non la si può fare, però non avrebbe senso inserirla uguale al fabbricato principale? Cioè, perché diciamo di no? Perché non siamo in grado di renderci conto di che cos'è?
potrebbe essere anche un'unità immobiliare autonoma? È questa la domanda. Che effettivamente sembrerebbe un unico complesso, no? Di dove ci sale la lì? Non riesco a capire bene. Di dove ci sale? Dalla Gattarella? Ma c'è la prima. Rattarella, sì. Sì, è la via. Ah, è quella lì forse. Ma questo complesso qui c'ha due pertinenze, anche questa qua giù. Aspetta, si guarda l'osservazione, eh. C'è anche questa, vedi? Questa, Fatto. vabbè, chiede un'altra cosa. Quella chiede un'altra cosa. Vabbè, Però, quella era sì. normativa, Però, diciamo, una parte. sì. Effettivamente, se è una pertinenza, io sono, è vero quello che dice Simone, se fosse una pertinenza, Lo dice lui, che lui lo dichiara qui a chiunque. Non è un ma infatti. problema di pertinenza, è che è dentro un bosco questa pertinenza, non si vede. Ah, allora è un'altra cosa. No, è quello il discorso. Ah, no, Loro vabbè. l'intervento sulla pertinenza la possono fare indipendentemente che sia sul bosco o su un'altra area, perché gli edifici esistenti possono essere recuperati. No, io nulla. Se è in un bosco, è in un bosco. Noi non si vede perché è dentro il bosco, capito? Qui, boh, Manola, se è sì. come dici te, non c'è questione ovviamente, e si prende atto. Però la pertinenza non è quell'edificio che si vede fuori dal bosco sul limite. Ma sono due cose diverse. No, è una Da una domanda. parte, È una mia una sì, ma. domanda, non è un'affermazione. La pertinenza di cui parla lui non è quella lì che si vede il tetto. No, a me mi sembra che quella è nel bosco. Mi Ma qual è sbaglierò. quella del Antonella, bosco? fammelo rivedere. Ma lui chiede il cambio del bosco. Secondo me ce ne sono due di pertinenze, la prima e la seconda, anche quella, capito? Puoi C'è mettere accanto al tetto grosso che dice si. Eh? la carta che aveva messo lui. La carta dell'osservazione. A me sembra da un'altra parte, boh, sbaglierò. A lui indica quell'edificio lì che dice Simone come pertinenza per il quale si chiede Beh, la cosa quello che lì. sto dicendo io è il bosco dove inizia, nel senso che se il bosco inizia a monte del fabbricato, ha senso delimitare, e se è una pertinenza, delimitare, no, il confine dove c'è l'ultimo edificato esistente, no? Se invece il fabbricato è dentro il bosco, allora, per l'amor di Dio, non Ma c'è lui la questione. pertinenza chiede nell'osservazione che venga inserita in cartografia. Vuol dire che la pertinenza non si vede in cartografia. Lo chiede Ma lui in al punto cartografia 3. no, ma su Google sì. Ho Capito, capito, Manolo? ma anche se c'è, noi in cartografia non la modifichiamo. Ma Capito? quello dal punto di vista della rappresentazione grafica della pertinenza. Ma come si è fatto, scusa, ma in altre situazioni noi abbiamo allargato leggermente, per quello che ci è consentito, no? Il limite del territorio urbanizzato perché abbiamo visto che c'erano dei fabbricati non rappresentati nella cartografia, no? La commissione scorsa abbiamo allargato delle aree che nella cartografia non si vede nulla e poi l'Antonella ci ha fatto vedere che c'erano dei fabbricati, no? Quindi qui è lo stesso ragionamento, no? Con una differenza, che chiaramente se quell'edificio è nel bosco, allora è un altro paio di maniche. Se invece costituisce il limite, no? Del territorio urbanizzato, ha senso inserirlo nel territorio urbanizzato. Ora, dalla foto aerea io non come dire, non è che si vede benissimo, però si vede, il tetto si vede, quindi potrebbe essere effettivamente che il bosco inizi dopo, non lo so, ecco tutto qua. Ma io faccio una Teo, domanda. se si vede il Questa casa qui, tetto. no, vedi, questa casa qui c'ha tre tetti. Uno che è l'edificio, quello accanto cos'è? È
È già una pertinenza o è già per me già una pertinenza quella Non cambio? si sa, non si sa, può essere anche un'addizione volumetrica, Riccardo. Come fai a dirlo che è una pertinenza? Può No, darsi che sia una pertinenza non lo dico, era una domanda. Mi sembra siccome mi sembra staccato, mi sembra boh, non riesco a capire cosa sia. Vabbè. staccata. Antonella, ma con l'omino ci si va lì davanti? No, Provo, eh. non è una Magari strada col 3D. Proviamo a guardarla col 3D. E se no ci si andrà a fare un sopralluogo. Guardiamola col 3D. Non si possono fare sopralluoghi, sentite. Forse non No, c'era Michela. sono rimasta indietro. Allora, la commissione in quanto tale il sopralluogo non lo può fare perché sarebbe un'attività istruttoria che non gli compete. Però i singoli commissari, insieme a gruppi da soli, possono fargli i sopralluoghi. Quindi non lo possiamo fare come commissione, Michela. Potete farlo individualmente o anche insieme, ci mancherebbe, non è che siamo persone libere per farvi un'idea voi, ma come organo non si può fare. Ok? E quando noi l'abbiamo fatto e ci siamo fatti un'idea, Simone, che si fa? Si ridiscutono quelle che si erano messe Sì, sospese esatto. per i sopralluoghi? Esattamente. Quindi ci si va da soli, cioè in gruppo noi. Quello come Sì, volete, magari appena finite insomma, la trattazione di quelle che stiamo vedendo e riprese in mano quelle per cui si era immaginata la necessità di farlo, troviamo la maniera di organizzarci in modo tale che poi una volta fatto il sopralluogo si riconvoca la commissione per prendere atto di quello che è venuto Il fuori, insomma. concetto, Michele, è che nessuno può impedire a un commissario di girare il posto e farsi un'opinione, no? Perché fa Certo. parte della libertà, ci mancherebbe. Mentre è discutibile che la commissione, che è un organo consultivo del Consiglio Comunale, faccia un'attività in quanto tale, cioè in quanto organo di natura istruttoria, no? Cioè integri un'istruttoria. Per esempio, in questo caso, sarebbe stato opportuno, forse, no? Una documentazione fotografica un pochino più dettagliata da parte dell'osservante che ci avrebbe reso il compito un pochino più facile, no? A livello di istruttoria. Quindi, quello che la commissione non può fare è, secondo il segretario, un'attività che abbia una natura integrativa rispetto a documenti che poteva presentare l'osservante, capito? Presentare l'osservante. Però i singoli commissari ovviamente potranno, no, liberamente farsi un'opinione del E Simone, e quei sopralluoghi che abbiamo fatto sullo strutturale? Quando si è fatto il piano strutturale ci siamo andati a fare dei Ma sopralluoghi. quello era diverso, sai perché Michele era Com'è diverso? l'osservazione? Perché lo strutturale non ha una funzione conformativa della proprietà, cioè te individui nello strutturale delle cose di carattere generale, capito? Non entri nel dettaglio dell'edificio singolo. Comunque, Vabbè. questa è l'opinione del dirigente attuale, che non è lo stesso dirigente di prima, quindi. Sai, ci sono cose, come ti posso dire, dove non Domani, è che oggi, trovi una norma che scusa, te lo dice, capito? Devi Riccardo. cercare di interpretare, insomma. Ma dicevo, col 3D non è che si può vedere con la seduta aerea, come diceva Alberto, col mouse, eccetera. Antonella, il 3D? Ci sono sul 3D. Come si fa, beh, per vedere quelle foto come vedi te in una proiezione diversa? Tanto c'è da vedere senza tecnico e passato. Comunque lì si vede già che non c'è il 3D. Antonella, tieni pigiato sulla tastiera il tasto Shift e fai su e giù col mouse e vedi l'effetto che fa. No, ma lì è appiattita l'immagine, non ci si arriva mica. E no, lì non si vede la. Lo puoi fare forse con ERT. Ma anche lì non credo. Vedendo l'ombra mi pare statica. No, 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 secondo non me non mi si fa fa niente. nulla. Più di così non mi ci va. Comunque è chiaro che nell'incertezza, siccome la norma tutela il bosco, no? Nell'incertezza è chiaro che è meglio lasciare l'edificio nell'area boscata, no? Perché se c'è da tutelare
il bosco che eventualmente c'è, è meglio lasciarlo come ha fatto l'ufficio, su questo non c'è dubbio. Era per Bene. capire dove passava, diciamo, il limite. Però se non lo capiamo. Ci devo chiudere? Quale diretta? Ah, adozione. Sì. Chiuso. Questa qui, poi vedi, l'osservazione di prima che si è vista che abbiamo messo la stradina dell'abitazione che porta a casa è accanto a un bosco che ti dicevo io, se vieni più giù si vede. E qui è tutto un bosco. Allora, se questa è, effettivamente se tu se tiri giù l'immagine. Vedi qui dov'è la piscina, dov'è la strada che abbiamo messo dentro. Se te da qui in avanti vai su, è tutto bosco quello lì. Io ce lo so perché arriva la pieve. È tutto un bosco. Sì, ma infatti siamo, vedi, in una situazione borderline. Sì, infatti, hai ragione. Vabbè, allora, nell'incertezza mi sembra corretto ristrutturare l'ufficio, nel senso che non è che non può fare interventi sull'edificio, è che gli interventi sull'edificio sono temperati, no? Dall'obiettivo di salvaguardare l'area boscata. Quindi nell'incertezza, che può darsi che se vedete, se uno prende come profilo del bosco quello più, diciamo, verso il centro di Camaiore, per capirsi, ecco, il lato che sta guardando l'Antonella, effettivamente l'edificio sembra, no? Dentro il bosco, vedete? Quindi io direi che si può lasciare così. Cioè, la mia opinione, poi dite voi. Il parere lo dovete esprimere voi. A me va bene. Ok. Sono d'accordo. Ok, allora, osservazione 505. Allora, chiedono sostanzialmente di inserire in un'area che costituisce un nucleo rurale, cioè chiedono di inserire in un nucleo rurale dove c'è un edificio, un'area che loro ritengono pertinenziale a questo edificio. E l'istruttore è di parziale accoglimento. Questo è Vediamo. l'adottato. Allora, questo è l'adottato. Seguite il mouse. E questo è come lo modifichiamo. Tiriamo a diritto questa linea. E E lui invece che chiedeva, Antonella? aspetta, eh. Questa è la 505. Perché non è aperto. Io avevo chiesto tempo fa di fare quali condizioni potessero avere Mamma mia, che accesso, solo accesso alle lentezza. persone, alle tasche, alle cose Chiedeva tutta l'area, vedi? perché le medie Mi seguite? Sì, a me sembra giusto quello che gli avete dato. Cioè, chiedeva tutto questo qui, gli abbiamo dato questa parte qua, accanto agli edifici. bisogna che vabbè, solo a quelle mi sembra allora, corretto. secondo me si può perché su ciascuna pratica. Se non ci sono osservazioni, vado avanti. Ok, allora, osservazione 513. Viene chiesto di inserire un'area pertinenziale,
che ha l'uso giardino di due abitazioni nell'area B2, che è la classificazione che è stata data alle abitazioni. Istruttoria di parziale accoglimento. Anche se è possibile, se non è possibile. Questo è l'adottato. Aspetta, aspetta. Allora, fate conto ora qui, vedete delle differenze, perché l'abbiamo già modificato con l'accoglimento della scheda norma 3.2, la modifica. Ma questo è l'adottato, va bene? C'è un'osservazione qui in questa scheda che noi abbiamo accolto, che c'è già la trasformazione. Abbiamo scorporato quest'area qui perché non faceva parte della zona TR2. L'osservazione invece che guardiamo ora verte su questa zona qua. E l'edificio è Nettamente quello lì? L'edificio è questo, Antonella? l'edificio è Quello questo. lì. Ok. Allora, l'adottato era così, tagliava qui sul confine. L'andiamo a vedere questo. Sì. Vedete? L'edificio L'edificio è questo. E era l'area. tagliato proprio alla casa, era Sì, tagliato il bravo. limite. Sì. Gli abbiamo dato questa zona qua davanti, dove c'è l'orto. Via, in poche parole. A tutto, gli abbiamo andato fino in fondo. Gli abbiamo dato. Aspetta, Sì, hanno. un pezzettino qua. Non tutto, ma un pezzettino. Però si potrebbe fare Torna un po' sull'immagine, Antonella. Sì. Creare una postazione per Non so definire. se corrisponde anche a tutto quest'orto qui, o io questo non lo Mi so. pare di intuire che Riccardo dica, c'è torno torno una specie di rettangolo. Arriviamo lì. Mettiti dall'alto, Antonella, forse si vede un po' meglio. Aspettate, eh. Loro. Vado qua perché mi torna meglio. Scusate. Se usi shift e control, già dovesse No, dirci, lascia ma vedi. perdere. Alberto, mi va troppo piano perché c'ho un problema di linea stamani. C'ho un problema di linea. Sarebbe. Allora, questo, scusatemi, questo. Ora È qui tutto si un vede campo. peggio. Prima si vedeva una specie di rettangolo racchiuso fra insomma due. Ecco, io quello lì glielo darei tutto perché non ha senso tagliarlo No, a metà. quello lì è un segno, non lo so, via. Da una parte sono Sarà magari d'accordo di con stradirti quello. Da una parte. per andare a coltivare questo pezzettino. Sono cose che sono. Cioè, mi sembra più lineare il disegno dell'ufficio, capito? Anche se divide magari il campo, perché si Questo. attesta con il limite di sotto, capito? Cioè, riconfigura le pertinenze in maniera lineare. Così, sì. Cioè, Capito? sembrerebbe che Quello lì arrivasse resta qui campo, dalla come parte di dire, là. no? Anche se la proprietà arriva laggiù, quello lì resta campo, ecco, Sì, sicuramente. va bene, Sono d'accordo. sì. Sì, anche per me. Ok, osservazione 514. Allora, questa osservazione ad oggetto, l'esatta perimetrazione della cassa di espansione.
Praticamente l'osservante spiega che è stata ricompresa nella cassa di espansione una porzione minima rispetto alla cassa che non ha senso tenere dentro la cassa di espansione. E l'istruttore è d'accoglimento. Ora credo che qui, Manola, correggimi se sbaglio, per questo tipo di osservazioni noi si è chiesto il parere all'autorità preposta alla tutela, no, della salvaguardia idrogeologica, giusto? Il comune ha questo potere, Simone, di togliere i terreni dentro le casse d'espansioni? Questo non lo sapevo. No, infatti credo che abbiamo chiesto un parere, era proprio quello che chiedevo alla Manola. Ah, perché mi sembra accolta. Sì, ci Ma siamo aspetta, capiti. aspetti un Abbiamo attimo. questo potere col parere dell'autorità, perché questo. No, ma no, volevo dire una cosa, ma l'abbiamo accolta perché in pratica è conforme alla previsione della cassa di espansione dell'autorità Ah, distrettuale. ok, quindi la previsione della cassa di espansione dell'autorità preposta è conforme all'osservazione del cittadino, cioè il cittadino si è adeguato alle previsioni dell'autorità. Ah, ok. Capito, Michela? No, Eravamo non l'ho noi che capita. c'eravamo Perché ha fatto opposti. un'osservazione, Simone? Cioè, no, non l'ho capita, no, sinceramente no. Cioè, lui ha fatto un'osservazione per chiedere qualcosa. Te lo spiego. Se ho capito, te lo spiego. Allora, noi abbiamo perimetrato la cassa di espansione nel piano operativo in modo diverso da quanto aveva fatto l'autorità preposta, inserendovi un'area o delle aree. Ora si fa riferimento a questa osservazione in questo momento, che invece l'autorità preposta non aveva inserito nella cassa di espansione. Quindi praticamente il cittadino, Ah, ecco. capito? Quindi praticamente, se ho capito bene dalla Manola, il cittadino ci dice: state alla perimetrazione che ha già fatto, che è già stata fatta nel, come si chiama, nel PGRA, ok? Quindi abbiamo sbagliato perimetrazione noi. Era stata modificata rispetto alla perimetrazione del PGRA, e il cittadino ci chiede di riallinearci a quella, e diciamo, siccome poi comanda l'autorità, no? E noi ci riallineiamo a quella, cioè noi non abbiamo una libertà di modificare il perimetro senza diciamo, il parere dell'autorità favorevole, capito? Quindi sì, Questo, sostanzialmente. voglio dire, questa osservazione che ha fatto il cittadino, quest'errata perimetrazione, quindi, che è stata fatta, comprende anche altre aree di qualcuno che non ha osservato, cioè andrà modificata tutta riallineandoci all'autorità di bacino? Questo ti volevo dire. Questa è una domanda giusta, Manola? No, No, dimmi. giustamente la consigliera Lugani dice: posto che ci siamo accorti, no, di questa differenza fra la perimetrazione fatta dal comune e quella fatta dall'autorità di bacino, a questo punto noi riallineiamo la previsione a quella dell'autorità di bacino a prescindere dalle osservazioni. Sì, abbiamo fatto anche un incontro, non so se ti ricordi a Lucca, perché è un ente Sì, è vero, sovraordinato e quindi noi ci dobbiamo solo adeguare. sì, è vero, è vero. Ora Ok, così rispetto a garantiamo Luca. magari anche qualcuno che non ha osservato, capito? Ma me la fate di vedere quell'area lì? Non ho capito bene quanto noi eravamo entrati più nella cassa di espansione. Volevo vedere di quanto si esce. Qual è l'area che noi avevamo incluso nella cassa di espansione? Tutta quella lì? Tutta E quella però lì? per l'autorità di bacino era fuori questa, giusto? Ma tutta quella lì grigia, questa qui dalla striscia blu a quella verde, l'avevamo inclusa, invece l'autorità di bacino non l'aveva. Il grigio è la perimetrazione della cassa di espansione
riportata nel piano operativo, Riccardo. Ora, le carte del piano operativo, indipendentemente dall'osservazione del cittadino, devono, infatti, quelle che andiamo a approvare saranno diverse perché viene adeguata l'area individuata come cassa di espansione al perimetro individuato dal Genio. Giusto, e allora quella fascia lì come diventa? Verde o urbanizzata? Diventa credo celeste. Ora vediamo se c'è la modifica cartografica. Sì. Il celeste. No, quella è l'osservazione che abbiamo accolto, no, Manola? L'abbiamo Ah no? Come la... accolto? Aspetta, allora, l'area che loro chiedevano è questa qui, vedi quella tondina che vedete, questo segno. Noi gliel'abbiamo accolta in questa maniera. Vedi? L'abbiamo inserita in questa zona B2. Ah sì, e il resto, sì, ma il resto è Il resto è diventato andato tutto sulla blu. B2, Tutto esatto, celeste. l'abbiamo levata dalla scala Guarda, volevo cassa. fare la domanda, era questa. Allora, nel territorio urbanizzato ci fa solamente un pezzettino, resta e l'altra resta. L'oggetto Tutto in B2. dell'osservazione. E abbiamo anche, e contestualmente corretto, perché vedi che non c'è più il grigio nel resto, ma è diventato sempre P2, vedi, nella cartografia cambiata. Non c'è più la casa di espansione, che è quella invece Capito. individuata con la Ma è giusto perimetrazione. inserirla in territorio urbanizzato un pezzo di quell'area lì? Ma è quel triangolino, Riccardo, è quel Appunto, ma pezzettino appunto per quello, prima era di triangolino. diritto, cioè non capisco il triangolino io infatti. Io prima era Anche perché bello. ci sono altre case lassù, voglio dire. Sembra anche Appunto, appunto. a me non mi No, torna tanto. aspetta, Michele. Ah, te dici, ma le Ah, case nei comuni è come se capito. fossero un agricolo, non c'hanno Ma a me niente. ma questo scalino qui mi garba poco, lo tiravate tutto a dritto, per Oh, sì, tutti, o se no quel triangolino lì. allora non sa, va bene, non sa cogliere l'osservazione, per me va bene. No, ma No, 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 domando io. Gianni, scusate, Domando, mi guardate, appunto, io perché non siete così? capisco No. perché. Allora. Cioè, voglio dire, prima era indicata tutta e aveva una linea continua, no? E mi sembrava fatta bene. Così non la vedo disegnato bene anche il territorio urbanizzato. Questa la vedo fatto bene così. Allora, toglierei il grigio e metterei il verde, come detto, il celestino. Ma proprio farci lo scalino non mi piace proprio. No, almeno che non corrisponda a una partizione catastale, cioè qual è stata la logica, No, Manola? sembra strano che Corrisponde corrisponda alla all'area di loro scrittura. proprietà, corrisponde alla loro proprietà, tant'è che noi non l'abbiamo potuto portare a dritto come avremmo voluto fare, perché non abbiamo l'osservazione da parte delle altre proprietà più in alto, mica Quindi, noi va bene, ma abbiamo. dal momento che vi siete Capito, ma accorti, io posso, scusate, è solo per dare un contributo, poi decide la commissione, ovviamente. Quindi voi avete, diciamo, considerato, Manola, per essere chiari, questo triangolo, soprattutto la parte più larga di questo triangolo, la pertinenza della casa davanti, sì, sostanzialmente. sono le aree che sono state Ragazzi, ma osservate. non è così, perché voi non fate solo quel pezzetto dell'osservazione, mi fate anche quello dopo, fino in fondo. Ma non Scusate, credo, eh. E non come no? credo. Scusa, questo qui era nel verde prima, era Ma Antonella, nell'armatura possiamo della vedere cassa di quello che hanno espansione. richiesto? Ma scusate, allora mi No, avete ma fatto vedere. Riccardo sta dicendo un'altra cosa. Io ho Riccardo sta capito. dicendo, mi va bene il concetto della... Cerco di capire, Riccardo, mi va bene il concetto della pertinenza, però tutte le aree, diciamo, che sono state inserite, forse non sono tutte pertinenziali. Questo Non lo vuol dire. sono. Io invece dicevo un'altra cosa, Sì, questa striscia qui ma che è l'ufficio stata pubblica di inserita. Milano lasciarla diritta la linea da cima a fondo, oppure se si vuole allargare, si allarga da cima a fondo per tutti. Ha un Anche senso perché anche il disegno, lo scalino così è brutto, dai. questa striscia, anche perché è stata inserita lì per sbaglio, giusto nella cassa d'espansione, questa striscia che si vede delimitata con il blu. Quindi bisogna ridare, se si modifica, come dice com'è da autorità di bacino, a quella striscia lì bisogna dargli un'altra identità. Cosa diventa a questo punto? Ho detto diventa tutta P2 e infatti l'abbiamo messa in T2. Poi c'è Non sono stata d'accordo. questa osservazione e noi, io mi ricordo che avevamo messo nel B
le aree oggetto di osservazione. Poi può darsi che mi sbaglio, ma No, ma no, perché sta scusa, non dicendo. l'abbiamo tirata dritto fino in fondo, proprio perché non c'erano osservazioni, allora non Ma capisco. siccome non ci sono osservazioni, ma questa qui va ricollocata, se gli si dà lì il giallo a questo punto e si dà fino in cima, e se no, che si Ma fa? gli altri Se non non. hanno osservato, come si fa a cambiare un'area a altri che... No, ma Ecco, lo Manuela, vedi scusami, questo? scusami un attimo, ci stiamo incartando e Ma invece ci no, però stiamo no, è incartando. sbagliato comunque, eh. È No, ma no, sbagliato perché... Manuela, la Michela sta dicendo questo. C'era una classificazione che era cassa di espansione, ok? Tu gliene dai d'ufficio una diversa, in ogni caso, nel senso che la sottrai a cassa di espansione. E gli dai P o B, no? A seconda, diciamo. Allora, quello che ti dice la Michela è: nel momento in cui te cambi classificazione, gliela stai cambiando d'ufficio, no? Classificazione, vediamo qual è la classificazione più appropriata, perché anche P gliela dai d'ufficio, no? E quindi vediamo qual è la classificazione più appropriata. Tutto lì. Ora, per vedere qual è la classificazione più appropriata, bisogna fare il solito ragionamento, no? Cioè, dove finisce il territorio urbanizzato in termini, non lo so, di qualcosa di fisico che lo delimita o ragionando sulle funzioni pertinenziali delle aree davanti ai fabbricati, no? Questo è il punto. Che forse Quindi. Simone, la zona urbanizzata lì a ridosso della cassa d'espansione, forse non so neanche se poi ci potranno, cioè se ha un senso, hai capito? Io non lo so, però dico, facciamo una cosa uguale per tutti. Si può tornare su Google Art? Un momento, volevo capire una cosa. Ecco, andiamoci col 3D, Antonella, così almeno vediamo bene, dai. Qual è l'area? Questo segno qui, no? Questo segno qui, che cos'è? Questo qui. No, no, Antonella, ho capito, l'area è questa, è tutta questa striscia qui. Questo Sì, segno quale qui, che segno di? cos'è? Quale Antonella, segno? Sì, dimmi questo. quale segno. Quello accanto alla maniglia, questo. No, È tutto però, l'incanto. no. È una pista agricola, è quella lì lunga che Ah, dici. È la pista Oh. agricola. La fai a piedi. Oh, domando all'ufficio, potrebbe avere un senso attestare lì il confine? Ma è quello che abbiamo fatto. Sì, arrivando fino in fondo. Fino in fondo. Però è vero, avete Non c'è ragione, non c'è l'apertura. coerenza perché noi facendo la tacca per non fare una tacca isolata e mettendo, diciamo, i terreni verso Viareggio, come dire, abbiamo utilizzato due principi diversi, perché allora, giustamente come dice la commissione, o si mette tutti fino in fondo, oppure non si accoglie Allora, l'osservazione perché giusto, io sono toglierebbe una d'accordo con quello che tacca. dicevo È anch'io. La quindi domanda che non ha sto senso. facendo io, infatti, la domanda che sto facendo io è questa. Torniamo su Google Art. La mia domanda è: ha senso dire che il limite del territorio urbanizzato finisce su quella linea fisica a cui faccio riferimento io? Oppure quale altra linea fisica vogliamo, diciamo, assumere come riferimento, punto interrogativo, ecco tutto qua. Perché a questo punto noi sottraiamo un'area alla cassa, no? E dobbiamo ridargli una destinazione. Allora, va da sé che l'area, diciamo, più vicina al fosso, no? Questo rettangolone ideale che stiamo vedendo, quello è P, va bene? Questo è fuori discussione. Ora la domanda è: dov'è che si attesta qui il territorio urbanizzato? Ha senso prendere come riferimento questa, diciamo, questo passo agricolo che si vede? È una domanda, per avere un criterio, perché va Giusto, trovato un io criterio. il problema, siccome ce l'ha solamente quella casa lì che ha fatto l'osservazione, perché secondo me altrimenti non avrebbe senso farlo urbanizzato. Andava bene come era prima.
Però la parte di sotto, Riccardo, è urbanizzata. Ritorniamo un po' sulla colorazione. Lo vedi che c'hanno anche troppo terreno per fare quello che gli pare. Il problema manca questa casa qui. Di sotto non Vedi gliene la frega parte di sotto? È tutta urbanizzata, no? Questa striscia qui. E no, viene interrotta proprio lì. non è tutto urbanizzato, è quel triangolo che fa lei. Se no si fermava questa riga qui o sbaglio io? Ma dalla parte qua giù di sotto, vedi? Scusate, me lo fate vedere la lottata, quello prima di questa. No, ma io volevo dire questo, eh. Volevo dire Volevo dire, scusami. l'adottato, la cartina Ok, con l'identità. La stessa cartina, però non questa, modificata, l'altra. Lo vedi che quel triangolino lì glielo dai da lassù fino in fondo, se no non c'è nel territorio urbanizzato. Non ti si sente, Michela? Non ti si sente, Michela? Avevo il microfono spento. Nel cambio non c'è solo il triangolino lassù, nel cambio hanno fatto tutto la parte di sotto, dall'inizio della cortina, vedi? Allora dico, perché interromperlo lì? Anche se non si accoglie l'osservazione, si interrompe più giù, ma fatto sta che la parte di sotto dei terreni sono stati inseriti in quello urbanizzato e la parte di sopra no. E questo perché? Ma no, non è così. Ma ascoltami, ora vedi, così com'è ora, il problema si pone solamente per quella casa. Ti ho fatto l'osservazione, no? Cioè, No, perché questo qui era quello sbagliato, giusto? sì, è quello lì che ha fatto l'osservazione. Di sotto non ha senso fare quel triangolino lì perché andava lasciato, veniva solo fatto, forse è stato inserito perché dire fare un dente solo a quella casa lì era più brutto e allora hanno inserito anche quell'altro. Cioè, secondo Bravo, ma me se inserisci anche quell'altro, è. inserisci quello lì, lo porti fino in cima per correttezza, se no levi tutto, capito? È giusto se la stradina può essere un fattore che delimita, no? Però io la vedo una forzatura, però va bene, può No, essere. ma io, Riccardo, lo chiedo all'ufficio, no? Nel senso Io ho che capito, ma è giusto il tuo ragionamento. siccome sottraiamo, no, alla cassa d'espansione un pezzo del territorio e nel momento in cui lo facciamo gli va ridata una destinazione d'uso, no? Perché coinvolge varie aree. Mi domandavo io, visto che va stabilito il limite, qual è il limite? Perché ora qui non è che riguarda soltanto, no, la singola osservazione, abbiamo capito, riguarda tutto. Questa striscia. Quindi io chiedevo Esatto, all'ufficio di, come dire, di valutare proprio l'ufficio qual è il limite corretto. giusto. Perché E la giustamente destinazione che sia l'osservazione uguale. deve riguardare solo questa casa qui, eh. Tutto il resto no. E la destinazione che sia uguale di cima a fondo, capito? È inutile che una parte abbia una destinazione e una parte ne abbia Infatti è un'altra. quello che diceva anche Simone, se la stradina va. Sono d'accordo, sì. Anch'io Michele ho detto questo. Se E a me l'ufficio ce la piace vuole più com'è riguardare strutturato ora. dentro fuori, allora Mi piace rimaniamo più in com'è questi termini. strutturato Scusate, ora. faccio una proposta metodologica. Rimaniamo in questi termini. Allora, siamo tutti d'accordo sul fatto che la cassa d'espansione la si riallinea a quella prevista nel PGRA se, da parte dell'autorità, no? D'altra parte, questo è previsto dalla legge e quindi non facciamo altro che adeguarci a una norma. Per quello che riguarda invece la classificazione di questa striscia che viene sottratta alla cassa di espansione, siccome a questo punto si tratta, no, di ridisegnare un pezzo del territorio al di là dell'osservazione del singolo, chiediamo all'ufficio che la sospendiamo e chiediamo all'ufficio che valuti l'ufficio qual è, a suo giudizio, il confine, diciamo, no, più corretto fra, diciamo così, la nuova classificazione che viene data a questa parte del territorio e il territorio urbanizzato. E ce lo facciamo dire dall'ufficio, che ovviamente c'ha anche in mano un'osservazione, quindi potrà rivalutarlo e ce lo dice, insomma, no? Se si tratta di attestarla lì dove la vediamo già ora, e quindi tutta quella striscia cadrà in P2, oppure se si tratta
di spostarla individuando un altro limite fisico più appropriato. Va bene? Possiamo rimanere in questi termini? Io sono d'accordo. Un'altra cosa, Simone, alla luce di questo, alla luce di questa cosa che è venuta fuori da questa osservazione, siccome sono state a quello che ho capito riperimetrate dall'unità di bacino le casse ed espansioni, si può andare a controllare anche che il comune abbia dato la stessa perimetrazione anche alle altre casse ed espansioni che abbiamo sul territorio? Sì, ma questo vedrai che Me l'abbiamo lo già posso. fatto. Va bene, Al va limite, bene. se me lo fanno, se l'ufficio poi me lo fa sapere, ci fa sapere. Se ci sono stati errori anche sulle altre casse di espansione. Ve lo Sì, va bene. segnate, ufficio? Sì, Jacopo, che dicevi, scusa? Che sono d'accordo con le tue proposte. Ok, allora Manola, Sì. ci riproponete voi sulla base di un'istruttoria, no, il confine più corretto fra la zona B e la zona a questo punto P2, giusto? P2, P4, che area è questa qui, Manola? Scusa. Cosa? Come diventa Diventa P2, P2, diventa tutta P2. celeste. Antonella, gli fai vedere per favore la cartografia? Sì, no, va bene. Però ecco, il confine fra la B, siccome cambia, no? Diciamo così, si sottrae dalla cassa d'espansione, il confine fra la B e la P ce lo riproponete voi sulla base di un'istruttoria, eh? Bene. Manola, segnati anche l'altro discorso che ti ho detto io, eh? Sì, l'avevo già segnato. Ok, allora andiamo No, avanti. scusa Simone, ero mi hanno telefonato, quindi si fa un supplemento di istruttoria, diciamo così, di Sì, fa nel senso che a me sembra, Riccardo, che la cosa migliore sia a questo punto delimitare in modo corretto il territorio urbanizzato lì, no? E Sì, sono siccome non d'accordo. riguarda soltanto un edificio, ma riguarda tutta una fascia del territorio, secondo me la cosa corretta è che sia l'ufficio a stabilire, secondo i criteri, diciamo, no, istruttori usati in altre parti del territorio, qual è il punto, Sono diciamo, d'accordo, di confine, va no? bene. Perché non è il Sì. singolo edificio e basta qui, come giustamente hai fatto e visto te, è tutta una zona. Quindi facciamo le cose come devono essere fatte, insomma, no? Giusto. Stabiliamo un criterio puntuale sul territorio per delimitare, perché è difficile qui, Riccardo, su quel lato lì, no? No, è Stabilire qual è vero. l'area sede. È Sono difficile, d'accordo. no? Quindi tanto vale usare un criterio più, come posso dire, territoriale, no? E stabilire un confine che valga per tutti, insomma. Ok. Poi, osservazione 515. L'istruttoria di non accoglimento, la richiesta è di eliminare una previsione di un parcheggio pubblico nel centro storico di Camaiore, in località al Mariotti, cioè nella zona dove c'è l'edificio del Mariotti. Ecco, vedete, noi abbiamo inserito questa previsione di parcheggio pubblico e l'osservante chiede che venga eliminata perché a suo giudizio, diciamo, la viabilità non è adeguata. Ecco. A che venga eliminata, Simone, quella intorno all'edificio? No, No, perché hanno illuminato anche qualcosa di giallo intorno dice all'edificio. di eliminarla. Tra l'altro, non so se l'osservante è proprietario dell'edificio, potrebbe anche essere un'osservazione fatta da un cittadino, insomma, ecco, non lo so. Ma questo. L'andiamo a verificare anche su Google. Ma non capisco perché lui dice un'area privata utilizzata già dai proprietari come parcheggio privato e area verde privata. Pertinenza dell'edificio storico, non capisco dov'è. Boh. Siamo lì dietro, insomma, Sì, no, ho capito la zona, però non riesco a capire. sì, guardiamo bene lo stato dei luoghi.
L'area è quella lì. L'aria è quel campone lì che vedete davanti al Marion. Dove ci si arriva? Io forse mi confondo. Da dove ci Come si arriva? C'è la posizione di parcheggio. Come? Qui, ci si arriva da qui, no? Da qui. Da via Tabarani. Da, qui, da, la stradina, da quella lì, dove che ti fa vedere l'Antonella. Sì, da via Tabarani. Sì. Antonella, ma non c'era già l'osservazione. E quello che si chiede è questo qua giù? È questo terreno agricolo? Via, diciamo così. È quest'area qui, questa qui grigina, quella lì. Ma io non ho capito se vuole togliere quella o se vuole togliere, perché l'ufficio aveva evidenziato, hai visto del giallo, mica intorno all'edificio c'è previsione di parcheggio? Anche? No, 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 vedi. Devo dire un'altra cosa, scusate. Lì, è, da lì, no, si può accedere con un passaggio alle scuole? Sì. Sì. Se si, può accedere alle scuole che sono lì vicino, avrebbe anche un senso un parcheggio, no? Sì, ma tra l'altro secondo me, perché lui mi pare l'osservante, ponga l'attenzione sul fatto che questa viabilità di accesso, no, quella da via Tabarrani, potrebbe essere inadeguata rispetto a un parcheggio, perché effettivamente è un pochino stretta, se la, se la, sì, l'avete presente. Sì, è vero. Però in realtà, secondo me, lo vedete, c'è una soluzione da, anche da, da via 20, da via 20 settembre, insomma, dal lato delle Tabarrani c'è una soluzione, perché... Ah. Perché già ora, se ci fate caso, quando si va... Sì, sì. Ah, sì, sì, ho capito, giusto, sì, hai ragione, sì, diritto. Quindi, secondo me, è una previsione... Quindi potresti entrare da una parte e uscire dall'altra, dici anche, per non avere... Sì, insomma, è chiaro che poi va studiata a livello progettuale, no, Riccardo? No, dico, lì, essendoci la scuola dietro, se da lì si può andare di là, anche... mi sembra una... è grande quella lì, può... cioè, insomma, ci vanno anche tante macchine, motorini... Oh, non lo so. Ma lui non è che voleva togliere la previsione, voleva una riperimetrazione, giusto? No, per dare così... no, la voleva togliere. No, dice, si chiede la deperimetrazione dell'aria. Sì, ma vuole fare un parcheggio privato. Di tutta, Michela. Di tutta? Sì, sì. Sì. Ci vuol fare un parcheggio privato, capito? Io, certo. Io pensavo che la volesse riperimetrare, capito? No, invece no. La vuole deperimetrare, vuol dire toglierla tutta. Scusate, sono ignorante. Sì, no, no, che vuol dire ignorante? Una volta non la capisce. No. Insomma, l'istruttoria è di... Io non so, che dite voi? Secondo noi, interrompo un attimo, mi ricorda Roberto che questa osservazione che stiamo guardando, ce n'è anche un altro uguale che è la 541, che è del proprietario, si potrebbe casomai guardare in contemporanea, se siete certo, d'accordo. Certo. Sì. È uguale. Jacopo. Ci sono. Scusate, la sto guardando, la 541 è identica, quindi si può dare atto che nel momento in cui discutiamo la 515, e questo vale anche per la 541, che ha il medesimo oggetto con la medesima motivazione. Sì, ora qui dice un'altra cosa, ma insomma, ma io voglio dire, un giardino, cioè per un ex giardino di pertinenza di una villa storica, ecco, ora io, a me mi sembrava un giardino di pertinenza, però... Ma lo dice, capito? Si va a prendere il giardino? È questo che volevo... Sì, lo dice, infatti, no, io non ho capito nemmeno io questo, ma... Ma scusate, io cioè, faccio questa considerazione. Mezzo, come può essere un torniamo, giardino? Torniamo, su, fermi lì, ferma lì, ma Antonella, fermati un attimo lì. Se la villa storica è l'uno, no? Sì. Cioè, il giardino di pertinenza, io non lo so, magari tanti anni fa ci sarà anche stato, non c'è lo voglio dire. Strada. C'è la strada ora a mezzo, quindi ora appunto, quella appunto, funzione no, pertinenziale lì... È... Non volevo sbagliare io. Nel... No, no, ma è così come dici te, Riccardo. Allora, io non discuto che in passato ci sia stato, non lo so, confesso la mia ignoranza.
Dico che ora non c'è più quella funzione pertinenziale, se anche c'è stata in passato, perché ci passa una strada in mezzo. Ma io non ho capito una cosa, ma la previsione contestata, scusate, qual è? L2, Jacopo. Ma è... La gialla, ma la strada a mezzo da dove passa, Simone? Scusami. Via... scusa, vedi, la maturità è scesa, quell'altra, la 3 è di fronte, Ma lui contesta l'I2. sì, e essendo in A3 vuol dire che una volta era tutto un giardino della casa, che non c'era la strada. No, ma perché la proprietà va anche dall'altra parte della strada? Sì. Non mi tornava perché non mi tornava la perimetrazione di quelli due lì, perché mi pareva già esistente, capito? Non di progetto. È per No, quello non che ho esiste capito. Jacopo. No, esiste un pezzettino. Guardate, esiste un pezzettino dentro il Celeste, davanti al Mariotti. Quando voi andate al Mariotti, ci si può parcheggiare qualche macchina. C'è un cancello, voi entrate e ci si possono parcheggiare un po' di macchine, 4-5. Dice che è un ex giardino. Sembra un bosco, sembra, altro che un giardino. Una Scusate, mi parte è dice giardino, una parte è alberato. mi sottolinea che l'osservante già dice nella 541 che è un ex giardino, È un che è ex un ex giardino. parcheggio. Infatti si diceva proprio quello, no? Una volta poteva esserlo, ora non sembra, però. Ex giardino di pertinenza di una villa. Allora, nessuno discute il fatto che in passato sia stato pertinenza di quell'edificio. Anzi, è probabile che lo sia stato, io confesso la mia ignoranza, ma ci credo. Oggi non lo è più, perché ci passa in mezzo una strada, e la valutazione che è stata fatta è che un parcheggio lì possa essere utile e possa anche essere organizzato, perché come vedete ci sono due strade di accesso a quello. Poi chiaramente sarà il progetto a doverlo, come posso dire, dimensionare correttamente, inserirlo correttamente. Per esempio, se ci sono, no, delle alberature da tutelare, andranno tutelate. Però ecco, la previsione, secondo noi, qui c'è anche un aspetto, no, di valutazione, diciamo, più politica, è una previsione da mantenere e poi avere attenzione all'aspetto progettuale. Ma lui Simone chiede anche, un si può, perché chiede anche per parcheggi privati della casa, no? Al limite uno può avere qualche parcheggio, non gli si può dare qualche Quello lo sala, prevede voglio dire. la norma prevede che se lui fa una proposta al comune dove dice il parcheggio lo realizzo io, Ah no? vabbè, questa non l'ha fatta però, quindi. Possa, no, no, ma lo prevede la norma. La norma dell'I2 prevede che il comune possa espropriare l'area e fare il parcheggio pubblico, oppure prevede che il privato possa dire lo faccio io il parcheggio e vi propongo una convenzione dove, che ne so, alcuni posti auto me li riservo. È previsto proprio nella norma. Quindi, se ci fosse un'esigenza di questo tipo, chi gestirà il piano un domani, non questa amministrazione, potrà valutarla un'eventuale proposta. Però ecco, ora lui chiede una cosa diversa, chiede di che venga eliminata la proposta. E l'istruttoria è non positiva, ecco. Questo sia per l'osservazione che stiamo guardando, 31 che hanno lo stesso oggetto. Esatto, sono la 515 e la 541. 41. Bene, il mio parere è favorevole all'istruttoria dell'ufficio, con gli altri commissari, su entrambe, gli altri commissari. Commissari. No, io riflettevo, guardavo catastalmente che quelli due lì è determinato da due particelle. La previsione di piano insiste su due particelle, ambedue di proprietà dello stesso proprietario. 129, che è quella più verso il celeste, ha un'identificazione catastale di passo, quindi è una pertinenza, quella lì brava Antonella, è pertinenza del fabbricato. E la strada che ci insiste sopra non è riportata catastalmente, ok? È tutto un unico lotto. La particella, quella sottostante, ha destinazione agricola, è di proprietà
sempre della stessa persona. Rileggendo l'osservazione e confrontando con le carte, dico 129 di parte dalla via Tavarrani, tutta quella striscia lì, compreso fino in fondo la 129, è tutto passo, ok? Quindi tutta proprietà privata. Poi sostanzialmente se è assimilata all'uso pubblico, questa è un'altra questione, non entro in merito, non abbiamo né documenti né strumenti in questo caso qui. Loro dicono: io lo uso come parcheggio della mia abitazione, perché se no non ho altro modo per parcheggiare. Ci sono 5 unità immobiliari, c'è anche un C1, un negozio lì. Ci sono 5 unità immobiliari, dico, se mi levate il parcheggio pubblico, dove le parcheggio le mie macchine? Questa era la riflessione Ma dov'è un che negozio? lanciavo. Poi Un io. C'è negozio? anche un C1, sì. Vabbè, catastalmente c'è un C1. Catastralmente non c'è mai stato, è un magazzino. Catastralmente, Alberto, c'è un C1. Cioè, mi sembra, come dire. Io ti parlo, non lo so, non conosco la realtà, non so se c'è un'attività che esercita. Ti dico, catastralmente ci sono 4 unità immobiliari a civile abitazione e un C1 che è un negozio. Ok? I proprietari sono 3 proprietari diversi, mentre il terreno è tutto di proprietà di uno, che fra l'altro è il maggior proprietario di parte degli immobili che costituiscono il cascinato. Quindi secondo te è pertinenza la parte dove viene previsto l'I2? Allora, è indubbio che è pertinenza, ma non lo, pertinenze possono essere catastali o urbanistiche, no? Dipende poi in sede contrattualista come vengono definite. Io credo che questo sia derivato da successione, perché tanto il proprietario è sempre stato lo stesso. Dico, probabilmente per questioni di comodità, come succede da tante parti del territorio, c'è stato fatto prima un passaggio pedonale. Tanto il treno era tutto suo, poi è stato edificato i frontisti e poi è diventata una strada. Però la strada, quella lì, cioè vedesse quella strada lì, è censita nel patrimonio, nell'elenco delle strade del Comune di Camaiore, c'è da vedere lì. È chiaro che non basta Però che abbia Alberto, solamente. lo capisco bene quello che ti dici, e se mi ricordo bene, qui c'è anche un elemento di contenzioso stragiudiziale che nacque quando venne fatto il cascinale Mariotti. Non credo che sia mai sfociato in un contenzioso giudiziale. Mi pare di ricordare che non sia diventato un contenzioso giudiziale, ma credo sia rimasto a livello stragiudiziale. Quindi io non lo so se quella strada lì ha uso pubblico o è a uso, no, dei proprietari dei fabbricati che si affacciano su quella strada, tra cui c'è anche il comune di Cavaiore, perché noi siamo proprietari della scuola e del Cascinale Mariotti. Dico che però non mi sembra onestamente che oggi quell'area lì sia pertinenza dell'edificio storico, nel senso che c'è stata un'urbanizzazione tale che mi pare che questa funzione pertinenziale non sia venuta meno. Se mi passi una battuta, un cielo vedo, insomma, no? L'abitante della 1, del fabbricato 1 che con l'asciugamano attraversa la strada e va in piscina. Per fare una No, battuta, però no? ci vedo la moglie dell'abitante della 1 che parcheggia la macchina lì e con le borse della spesa attraversa la strada e la porta a casa. Benissimo, benissimo. Allora ti dico, è legittimo, questa è proprio una scelta politica, no? Cioè è legittimo che il comune ci possa prevedere un parcheggio pubblico. Ecco, questo voglio dire. Cioè non è che No, ma era un stiamo. elemento di riflessione No, la no, no, mia, ma no? per amor di Dio, non è che. Però ecco, non è che stiamo, come dire, intaccando, no, il giardino di una casa. È un'area libera che probabilmente in origine era pertinenziale e sulla quale una previsione di parcheggio è possibile. E aggiungo io, se il loro problema è il parcheggio, perché ci hanno segnalato questo, no? Che ci voglia un po' un parcheggio privato,
possono loro fare questa, realizzarlo loro, parcheggio pubblico, fare una convenzione col comune e lasciarsi una parte di parcheggi per loro. Insomma, ecco. Cioè, io mi sentirei francamente di riconfermarla la previsione. Poi questo dà anche l'opportunità a loro, ripeto, di dire: guardate, lo realizziamo noi, no? Una parte ce le riserviamo e una parte ve le lasciamo a voi come comune. D'accordo. Io lo chiedo una cosa all'architetto Lucchesi, che è più esperto, più anziano, se potesse darci dei consigli. Anziano è bello, anche che sei più anziano. Io volevo dire che questa soluzione qui è già stata usata per un parcheggio analogo a Ponte Mazzoli, che l'assessore probabilmente se lo ricorda. Nel fare un parcheggio pubblico, due posti macchina furono riservati ai residenti che gli si era portato via il terreno. Quindi lì niente vieta. O fare, all'epoca non c'era la norma che abbiamo messo noi, che lo può realizzare anche il privato. Però nel momento che il comune fa l'esproprio, qualora il privato non intervenga, si può fare benissimo lasciare in convenzione di riservargli due o tre posti macchina necessari per le abitazioni, se non ce l'hanno. È giusto. D'accordo, va bene. Questo volevo dire io, senza che però il privato debba eseguire tutta l'opera. Ecco. Infatti, è giusto. Ah, ma non è vietato, chiaramente. Tanto te gli devi corrispondere un'indennità di esproprio, nel valore ci puoi anche mettere, no, che una parte glielo lasci riservata a loro. Gli realizzi i posti auto, che gliel'asfalti, gliele identifichi e gliel'assegni. Esatto, cioè invece di corrispondergli l'indennità di esproprio, magari gli realizzi una parte di posti auto per loro. Magari si può anche vedere la norma se funziona anche da questo punto di vista, tanto. Semmai, Simone, questa roba qui potrebbe essere nella norma in generale. Potremmo vedere, come dire, il meccanismo previsto, quale parte, diciamo, del procedimento realizzativo riguarda, no? Se lo riguarda tutto in generale. Va riletta per capire se questa, diciamo, ulteriore ipotesi è già ricompresa o no nella formulazione, o se si può riformulare meglio. Magari, Manola, segniamocelo, no? Questa possibilità qui. Cioè che anche quando l'iniziativa la prende il comune, nulla vieta di riservare una parte delle aree, no, al privato, diciamo al posto dell'indennità di esproprio, per capirsi, o al posto di una parte dell'indennità. Perché la questione soprattutto è la cessione, capito? Cioè rende più facile la vita a tutti, Certamente. sia a chi il terreno te lo deve cedere perché te comune hai bisogno di realizzare l'opera pubblica, sia per il tipo di procedimento che è la realizzazione dell'opera pubblica, no? Per cui ha senso che sia unitario e non frammentato, per cui Tizio fa una cosa e Caio ne fa un'altra. Allora ci si trova d'accordo già in fase di procedimento espropriativo, per cui la corresponsione dell'indennità viene compensata in qualche altro modo. Ecco, che si lascia la possibilità di, in quella fase lì, di dirimere la faccenda, no? Sì. Ok. Si può procedere, direi. Allora, Dando per approvata anche la 541, approvata, insomma, discussa anche la 541. osservazione 516. Qui ci viene chiesto di modificare una parte del vincolo infrastrutturale della variante Aurelia. L'istruttoria è di non accoglimento perché praticamente questa fascia, quella diciamo oggetto dell'osservazione, è funzionale al miglioramento e all'accessibilità all'ospedale. Andiamola a vedere. Magari Antonella, Dimmi. se si può fare uno zoom più brava per far vedere dov'è l'ospedale. Aspetta, le bloccate scale che fanno un po' di confusione. Ok,
Vedete, si parla di questa, diciamo, di questa curva, no? Di questa protuberanza che è stata volutamente lasciata per avere, diciamo, un margine progettuale che ci consenta di raccordare, no? Un domani, diciamo così, la ipotetica variante Aurelia con, vedete, un sistema di viabilità esistente. E alcuni raccordi previsti che portano fino all'ospedale. Ora, diciamo, è molto difficile in questa fase immaginare quale sarà il progetto, per cui è molto difficile, diciamo, in questo momento capire quali aree potrebbero non essere interessate e quindi l'istruttoria di non accoglimento, nel senso che ci si lascia un margine per poter un domani avere gli spazi di manovra, fra virgolette, utili a una progettazione funzionale allo scopo. Ma me la io non l'ho capita questa osservazione. Allora, la vedi questa protuberanza, Riccardo? Allora, lo vedi la fascia di salvaguardia per la variante Aurelia? La vedi? Sì. Vedi che c'è questa protuberanza a un certo punto, non siamo andati dritti, ma c'è questa protuberanza che fa vedere l'Antonella. L'osservazione ha ad oggetto proprio questa protuberanza, no? Perché gli osservanti sono proprietari di aree che sono proprio lì e loro ci dicono levatela sostanzialmente, no? Questa protuberanza nelle aree di nostra proprietà. Ora però questa protuberanza è stata fatta apposta, Riccardo, perché a quell'altezza lì, un domani, è possibile un collegamento attraverso anche un raccordo della viabilità esistente, vedi ci sono anche quelle indicazioni in arancione, con l'ospedale unico, cioè di lì un domani che ci passa la variante Aurelia, ci potrebbe essere il collegamento con l'ospedale unico. Attraverso, vedi, l'adeguamento anche e la riconfigurazione del sistema di accessi esistente. E quindi l'istruttore di non accoglimento, perché in questa fase, non avendo un progetto, togliere quella protuberanza o ridimensionarla potrebbe provocare un domani un problema di progettazione. Quindi la lasciamo e quando un domani ci sarà un progetto si capirà meglio quali delle aree servono. Va bene? Ok, allora vado avanti, Presidente. Osservazione 517. Allora, è un'osservazione molto, molto articolata. Per quello che riguarda la parte cartografica, Non si accoglie niente. sì, non si accoglie niente e ora diciamo quali sono, diciamo, no, le richieste cartografiche. Allora, eliminare la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti nelle aree dedicate 4 e prevedere invece criteri, requisiti e caratteristiche comuni per le aree destinate agli impianti come da norma sovraordinata. Quindi l'osservante diceva eliminate le previsioni specifiche di carburanti e introducete una regola di carattere generale. In realtà noi abbiamo fatto entrambe le cose, cioè quelli che era già chiaro sulla base delle manifestazioni di interesse dove potevano essere collocati, li abbiamo già collocati. E poi c'è una norma di carattere generale, come prevede la legge, che dice, no, ve lo ricordate, l'abbiamo vista, a che condizioni si possono fare gli impianti di distribuzione di carburante. Quindi lui chiedeva soltanto che ci fosse la norma generale, noi abbiamo messo sia delle previsioni specifiche sia la norma generale. Poi, punto 2, chiedeva una modifica cartografica inserendo una previsione di carburante. Inserendo la previsione I4 rossa nell'area.
di cui al foglio numero 48, mappale 1053, stralciando contestualmente la previsione in quattro rosse, inserendo la previsione E3 nell'area vicina all'uscita autostradale. Quindi lui chiedeva di togliere, diciamo, la previsione di un impianto di distributore, che è quello che abbiamo visto l'altro giorno, vicino all'uscita autostradale, e di metterlo da un'altra parte, e non è accolta nemmeno questa parte. Tra l'altro, qui ci sarebbe stato anche un problema di proprietà, perché immagino non sia il proprietario l'osservante, e quindi un problema, diciamo, no, di insomma, che in questa fase il proprietario non si può vedere pregiudicato perché non ha avuto la possibilità di osservare. E No, poi. però te la cita dell'osservazione, eh? Ti cita dell'osservazione questa particella. Non ho capito, Guardiamo. Antonella. No, ho detto, non vorrei che fosse proprio sua la particella, la 48.053. E allora perché non l'avremmo accolta se è sua e non ci vuole il distributore di carburante? No, no, lui la vuole su questa area il distributore di carburante, su questa area è due. No, non capisco, Antonella. Ora dopo ce lo spieghi. Ah, ok, E poi chiede, vabbè, una ricognizione di tutte le attività di autolavaggio esistenti. Vabbè, noi in realtà qui abbiamo fatto una norma che disciplina questa fattispecie, il piano è impostato in modo diverso. Quindi niente, Antonella, ci spieghi questa cosa qui che stavi no, no, dicendo, che aspetta. non l'ho No, capita. volevo vedere un attimino l'osservazione, siccome sul registro, visto sulla parte che riguarda foglio catastale, c'è proprio foglio 48.053, che è proprio la particella con cui al punto 2, Verdi, lui chiede inserimento della previsione 4 in quest'area. No, siccome ti avevi detto, può darsi che non sia sua questa particella. Mi sbaglio o ho capito male Lo deduco perché se io? lui non vuole un distributore di carburante nella sua proprietà, e non è che noi lo possiamo espropriare per fare un distributore di carburante, quindi allora andrebbe rivalutata. No, cioè non è che posso io fare un distributore di carburante come comune. Sì, ho capito, va bene, niente, allora no, avevo capito male io, scusatemi. No, però ti domando, è sua o è di un soggetto terzo? E no, perché lui, vedi, ti ho aperto l'osservazione, ce A l'ha me già mi qui, vedi, sembrerebbe sua, però. ci sta come catastali nella sua osservazione, ecco perché mi era venuto No, questo ma dubbio. scusate, All'inizio lo mette come proprietà. il fatto che abbia individuato l'oggetto dell'osservazione non vuol dire che sia sua, no? All'inizio, Antonella, all'inizio dell'osservazione, in qualità di, guardiamo un po', ah, va bene, in qualità Non di si può. proprietario, è È di scritto. proprietario lì. No, ma scusate, se lui è il proprietario del mappale 1053 foglio numero 48, no? E non ci vuole il distributore di carburante, Chi quindi l'ha non lo detto che farà. non ce lo vuole? Chi l'ha detto che non ce lo vuole lì? Lì ce lo Questa, vuole. lui dice due Scusate, cose scusate, scusate. No, però fermi tutti. diverse. Perché ora è l'Antonella che mi ha portato fuori strada. Ho detto una cosa diversa prima. Ah, ok, Ho vabbè, scusa. detto che lui chiede di inserire la previsione 4 rossa nell'area F numero 48 mappale 1053, che quindi è sua, evidentemente, ma dice di togliere la previsione 4 rossa inserendo la previsione 3 nell'area vicina all'uscita autostradale. E io ho detto prima, non si può spostare una previsione da un'area all'altra. Perché? Perché quello a cui levo la possibilità di fare l'impianto di carburante non ha avuto la possibilità di osservare. Ok? Questo ho detto prima. Sì, ho capito, però lui chiede anche l'inserimento della sua area. Vabbè, magari uno non tiene in considerazione quella di toglierla dalla previsione Ti 3 di leggo, quell'area. Riccardo, ti leggo quel che c'è scritto nella sintesi. C'è scritto stralciando contestualmente. Ah, ho capito, ma uno potrebbe anche dire non stralcio quella cosa e posso inserire quel mappale che chiede sull'onda di quello che dicevi te, Per però. amor di Dio, andiamo a vedere l'area qual è? No, No, ma io non dico che. Hai capito in che senso volevo no, dire? però è corretto andarla a vedere appunto a questo Sì. punto l'area.
L'area è quella. Siamo lì, ora io non riesco a Però qui capire. si sta creando un equivoco che dipende, è l'unico caso in cui diciamo il metodo che abbiamo usato non aiuta, cioè aver diviso la cartografia dalle norme. Perché in realtà quell'area lì, secondo me, a occhio, sulla base delle norme che abbiamo introdotto, lui ce lo potrà fare il distributore di carburante se vuole. Ok? Ecco perché c'è il parziale accoglimento, vedete nell'istruttoria, perché noi abbiamo detto che le aree che hanno certe caratteristiche, che sono vicine alle strade, eccetera, eccetera, possono farci distributori. E quindi, Riccardo, per essere chiari, noi non glielo stiamo disegnando, ma perché in realtà abbiamo introdotto una norma di carattere generale che lo consente. Manola, correggimi se sbaglio. È così, è così, è così. Anzi, dice ritoccata l'ultima volta. Sì. Poi, quando abbiamo parlato dell'altra osservazione, dovremmo fare una modifica alla norma. La Commissione aveva chiesto, no, di inserire delle norme di protezione ambientale nei confronti Quello che abbiamo dei. detto l'altra volta, sì, le schermature verdi laddove ci siano le case. Ok, quindi insomma. Alla fine la richiesta del cittadino è soddisfatta sul piano normativo, da qui il parziale accoglimento, va bene? Osservazione 521. C'è una richiesta di inserimento di una pertinenza con la stessa classificazione del fabbricato principale e c'è un parziale accoglimento a livello istruttorio. Scusate un attimo, devo riuscire di aprire il programma, perché è a tempo e mi ha buttato fuori. In questi casi è meglio non metterle proprio quelle non emendate. Ci sono, sì. No. Ci siamo, eh? Allora, questo è l'adottato. Scusa, ecco, bene. Questo è l'adottato e abbiamo ampliato la resede. Così. Scusa Antonella, io non ho visto bene. Aspetta, ti torno indietro. Questo è Ah, l'adottato. ok. Questo è il modificato. Andiamola a vedere. Ma lì siamo in territorio agricolo.
Siamo sul confine. Continuiamo a parlare su Google Art. E tu dove? Dove sei? Come mai ti allontani? Ma perché vedi, ho un problema, vedi la linea, mi carica male, vedi Google Art a me, è troppo pesante, vedi? Sto cercandoti il posto. Sì, scusa. Aspetta, che devo trovare dove siamo. Allora, siamo vicino. Ok. Sì, perché secondo me sono anche nel nostro corpo c'è anche, insomma, le altre schede. Anche lei. Perché non solo è emendato, qualcosa è emendato. Dovete avere pazienza. Ci mette un po' a comporsi. Allora, deve essere. Allora. Questo. Ecco, questa casa qui, sì. Gli abbiamo dato il giardino. Qual è la casa, scusa Antonella, ero distratto? Ecco, quella. Questa è gialla, è questa qua. Quindi noi ci siamo attestati a questo confine del giardino? Ma secondo me anche un pochino meno. Mi sembra un po' meno. Ah, perché? Perché mi sembra che vada più oltre, vedi la recinzione. Torniamo un po' su Google. Poi non lo so, mi sbaglierò. Ma, io non so come la vede la commissione, ma mi attesterei. Vedendola di qui, però se lo vedo da Google mi sembra un po' diverso. Vabbè, insomma, che dite voi? No, io mi attesterei su quel confine esistente, mi sembrerebbe ragionevole, non è che... Mi daresti di più, Simone? Non lo so se è di più o di meno, mi sembra, cioè la riga mi sembrerebbe naturale. Fammi vedere un attimo l'osservazione, guardiamo un attimo quello che chiede nell'osservazione, Jacopo, che dice? Aspettavo di vedere quel che diceva l'Antonella, quel che faceva. Aspettate, dovete avere pazienza stamani, perché è molto lenta la tua. Ma molto, Ma moltissimo, guarda, moltissimo stamani. Una fatica incredibile, credetemi. No, mi veniva a mente semmai se quella porzione lì, tutta o in parte, quella che chiede, che comunque è quella, diciamo, sopra, no? Il fabbricato, è l'unica che ha, oppure insomma c'è già nel fronte, opposto, una porzione pertinenziale. Ho visto che era più lento del domani, lo stesso anche qui da me, da voi. Allora, sì, guarda, loro veramente ce la chiedevano tutta, vedi? E noi gliela abbiamo data a metà. Ma cioè, ce la chiedevano. Jacopo, ecco, si vede bene quello che chiedeva Jacopo. In realtà, effettivamente, va detto che l'area pertinenziale c'è anche. Sembrerebbe essere sul davanti, no? Sul davanti. Infatti, io la domanda. No, via, devo dire che mi sembra che l'ufficio abbia fatto un'istruttura corretta. Io mi allineerei su quello che dice l'ufficio. Sì, sì, ora okay. Io mi guardavo il lato di qua, effettivamente. Guardando il lato di qua, diciamo, la prospettiva un pochino cambia. Allora va bene così. Che dite gli altri?
Sì, io onestamente già tanto, in realtà, qui ce l'ha già tutta sul davanti l'area pertinenziale. Vabbè, però è trasformata, ma, Riccardo, è quel, cioè, il limite dell'ufficio è andare a trasformare. Ho capito. Sì, sono d'accordo. Va bene, Sembra che l'istruttoria dell'ufficio sia molto equilibrata, onestamente. Ok, anche per me. Allora, osservazione 525. Risiamo alla solita del Mariotti, quindi prendiamo atto che è uguale. Ok? Bene. Osservazione 527 è la correzione da P4 a P2, è accolta. Osservazione 529 si chiede che un'area sia inserita in B2 in quanto resa di un fabbricato e l'istruttore di non accoglimento. Andiamo a vedere. Ma il fabbricato qual è? Quello in P? Ah no, l'ho letta male però, chiedo scusa. Loro chiedono che tutto venga inserito in B2, sia il fabbricato sia l'area di pertinenza. Chiedo scusa, l'avevo letta male. E vabbè, mi pare evidente che l'istruttoria sia di non accoglimento, questa è un'area insomma tutta P2. Poi, osservazione 535. Ecco, questa qui, siamo a Santa Lucia e riguarda sempre il parcheggio, quindi ne abbiamo discusso una vita, direi. L'unica cosa, Manola. Il comitato, sì. Sì. Ma è identica a quell'altra o c'è qualche differenza? Tutto, soltanto per sapere questo. No, dovrebbe essere diversa perché questa fa riferimento all'intervento che vuol fare di quel, come dire, vuol fare un giardino, Sì, panchine, ok. insomma. Quindi, no, la mia domanda è, siamo sicuri che fa riferimento soltanto a quel... Allora, vi ricordate, no? C'era il tema del parcheggio e dello spostamento di quel manufatto, se ne è parlato una vita. Poi c'era una richiesta che era quella di realizzare una specie di area verde attrezzata soprattutto per i bambini in un poggio sotto il parcheggio. Ora, se l'osservazione fa riferimento solo a questo aspetto, allora l'istruttoria è completa, perché noi gli stiamo dicendo di no, nel senso che in questo momento contrasta col piano strutturale, no? Noi non possiamo fare in un'area agricola un parco, diciamo, attrezzato senza rivedere il piano strutturale. L'unica cosa, Manola, siccome nella sintesi si fa riferimento anche al manufatto, no? Adiacente al parcheggio, non so se è il presupposto dell'osservazione, no? Che poi è un oggetto diverso. Comunque, se l'oggetto è solo l'area, allora niente, No, vale quello che. l'oggetto è solo l'area. Ok. Nell'osservazione fa riferimento all'altra osservazione presentata dal privato, Ok, però in realtà perfetto. l'osservazione è per la realizzazione di questo intervento dove noi Fermiamoci un attimo. rispondiamo Fermati, che è sì, molto. fermati lì, Antonella, fermati Dove lì. noi Allora, rispondiamo che è molto l'osservazione, come ha chiarito pesante. la Manola, fa riferimento soltanto, vedete, a questa parte dove, vedete, lui ha immaginato, il comitato paesano, che è l'osservante, ha immaginato poter essere realizzato, vedete, un parco per bambini. Ora noi gli diciamo che non può essere accolta perché è in contrasto col piano strutturale e non possiamo fare diversamente. E tuttavia che potrebbe essere un domani rivalutata in sede di ovviamente revisione del piano strutturale. Ovviamente qui non bisogna tacere il fatto che ci possono anche essere problemi di altra natura, perché un parcheggio pubblico deve avere una serie di requisiti di sicurezza che possono anche essere incompatibili con lo stato dei luoghi, nel senso che voi capite che oltre quel parcheggio c'è insomma, un tendenziale terrazzamento che quindi potrebbe Scusa, anche essere incompatibile ma ti voglio con una cosa, questo progetto qui,
È un progetto che andrebbe nella zona dove si toglie quella baracca di lamiera. Bravo, In sì. parte, in parte, in Ecco, vedi in alto, no? Vedi il tettino rosso vicino al parte. Sì. parcheggio? Questo è il Certo, parcheggio sì. esistente. Sì, preciso. E l'intervento si svilupperebbe sotto dove c'è Sì. Il dirupo. Però, Allora, Riccardo, per come abbiamo piani. già detto, il problema non è dove c'è la baracchina con la lamiera, che uno ci può anche organizzare un bel vedere, no? Faccio per Sì, dire. Il certo. problema è sotto, perché Appunto, lì sotto. bisogna essere chiari perché dire cose non vere che non si possono, cioè lì è difficile per me realizzarlo. Sì, è difficile sul piano proprio dello stato dei luoghi, ecco. Certo, per quello dico. Diciamo, non ce la siamo sentita di escludere che un domani possa esserci una riflessione aggiuntiva, ecco, tutto qua. Però è vero, insomma, che è molto complicato dal punto di vista dello stato dei luoghi. La Michela è sparita, ma ci sei Michela? Scusate, io mi sono dovuto assentare un Sì, ho momento. la telecamera staccata, scusatemi. Ah no, vabbè, perché non ti vedevo più, pensavo tu ci fossi, non ti sento nemmeno Ah no, più parlare. sono qui. No, perfetto. Che faccio, presidente? Ti dicevo, scusami, bisogna che tu ripeta un secondo perché mi sono dovuto No, vabbè, alzare. Riccardo R. si è fatta una riflessione sul fatto che è molto problematico realizzare un E parco lo pubblico. sappiamo, e lo sappiamo. Sì. Dopodiché qui c'è anche un contrasto col piano strutturale. Quindi l'istruttoria è di non accoglimento per contrasto col piano strutturale. C'è una frase in cui si dice un domani potrà essere rivalutata. Riccardo Perché R. siamo un diceva, territorio rurale in una porzione. giustamente, sarà difficile una valutazione positiva un domani perché lo stato dei luoghi, insomma, sembra non consentirlo. Diciamo così, io non mi sentivo di escluderlo perché cerco anche di raccogliere una sensibilità che è quella di un paese che evidentemente avrebbe bisogno di più spazi pubblici, no? E allora forse anche in questa chiave uno dice, vabbè, un domani ci riflettiamo, no? Cioè, se c'è un'esigenza di un parco pubblico a Santa Lucia, proviamo a ragionarci. Capito? Intorno a questa esigenza, perché Certo. non credo che il comitato voglia il parco lì. Il comitato vorrà un parco attrezzato per bambini, no? E allora è in qualche modo un modo per farsi carico di questa richiesta un domani, ok? Certamente, sono d'accordo. Allora vado Direi di procedere, sì. avanti. Osservazione 538. Praticamente ci viene chiesto di cambiare la classificazione, l'identificazione cartografica di alcuni fabbricati inseriti nel territorio rurale per favorirne il recupero, in particolare la realizzazione, se capisco bene, il ripristino e il recupero di una strada vicinale che possa costituire un collegamento viario con questo nucleo insediativo, oppure la possibilità di spostare questi edifici esistenti più, diciamo, a ridosso della viabilità, se capisco bene. Cioè, qui mi pare di capire che il problema sia l'accesso agli edifici esistenti e la loro possibilità di recupero. L'istruttore di non accoglimento, perché come vedete siamo nel pieno del territorio rurale e qui è difficile immaginare diciamo, quello che ci chiede il cittadino è complicato, ecco, nel senso che voi sapete che nel territorio rurale si può lavorare sulla viabilità esistente,
mentre la nuova viabilità nel territorio rurale va copianificata nel piano strutturale e quindi c'è un problema di piano strutturale. E poi questi sono edifici di valore storico e quindi è difficile poter immaginare di demolirli e di spostarli, ok? Quindi la situazione è molto molto complicata rispetto a quello che ci chiede il cittadino, perché una nuova viabilità è in contrasto col piano strutturale e gli edifici hanno una classificazione di valore storico. Quindi l'istruttoria non è positiva. Osservazioni? Poi, osservazione 541, l'abbiamo già vista, è quella del Mariotti, intendo dire che riguarda il parcheggio della zona Mariotti. Poi, osservazione 522. 552. Sì, scusate, 552. Chiedono di poter realizzare un parcheggio su un'area a Capezzano su via Masini necessaria per un edificio produttivo. L'istruttore è di accoglimento. Andiamo a vedere. Questa è l'attuale, l'area è questa. Abbiamo ampliato la zona RB. L'edificio produttivo è quello lì oltre la strada, no? Che si vede. Quindi, vabbè, proprio la richiesta è esplicita, cioè chiedono di poter usare quell'area come parcheggio rispetto all'attività produttiva. E noi ci è parso, insomma, che fosse accoglibile. Cioè, l'istruttoria, insomma, è positiva. Dov'è Di questa? fatto è già utilizzato come parcheggio lì in via Masini, quel È facile pezzo. vedere quella lì che già. Sì, lì c'è veramente carenza di parcheggi perché la strada ci passa solamente una macchina, se incroci due macchine non ci passi, c'è veramente carenza di parcheggi lì. E allora, se non ci sono osservazioni, Presidente, avanti. Sì. Allora, osservazione 555. Devo uscire su questa, scusate. Mai? Ma c'è il numero? 555. Dicevo, Devo se avete uscire. il numero. Sì, abbiamo. Aspettiamo Certo. Jacopo esca. Allora, praticamente c'è la richiesta di modificare una classificazione di un'area da prevalentemente forestale a prevalentemente agricola, quindi da E1 a E3, perché questo, diciamo, corrisponderebbe alle condizioni storiche e attuali dell'area. E l'istruttore di parziale accoglimento, quindi si tratta, no, di capire dove finisce il bosco e dove inizia invece un'area agricola. Siamo a Valpromare. Andiamola a vedere. Allora, andiamo a vedere. Allora, intanto vediamo la cartografia di partenza e di. Quello che chiedevano e quello che gli è stato dato. Questo che cos'è? Non lo so, Antonella. Cioè, questo è l'adottato di sicuro. Ok, no, Allora, quello è Antonella, per l'adottato, adattarci, scusate. facci vedere la differenza fra l'adottato e. Allora, questo è l'adottato, Ok? questo è l'adottato e questo è il modificato. Si dà le tre e poi la parte che si andava a inserire dentro Valpromaro l'abbiamo inglobata dentro un RB. Allora, quindi noi dobbiamo vedere, per essere chiari, se la parte di RB effettivamente fa parte di un nucleo urbano e dobbiamo vedere se questa parte gialla effettivamente ha natura, diciamo, Non agricola e non capisco forestale. però questa RB, ma lui non lo chiede qui. Forse
Forse un'altra osservazione, l'RV, Antonella? No, no. Qui non dice No, niente. l'avevamo messo noi perché guardandolo su Google ci sembrava più attinente perché fa parte dell'area, mi sembra, osservata e non ci sembrava avesse i connotati di un'area agricola e tre. Capito, io sono d'accordo, ma se non è parte dell'osservazione. Ha ragione Riccardo, se non viene No, chiesto. no. No, ma io credo di sì, Aspettate un attimo che l'apro, aspettate un attimo. Allora è sbagliata la sintesi. Condizione corrispondente alle condizioni d'uso No, ma storiche ha attuali. ragione Riccardo, no, non c'è scritto che si cambia anche Allora, l'RB. l'osservazione è tutta quanta insieme. Vedete? C'è anche L'osservazione quest'area qua, va bene? è la. Ma chi vuol dire tutta quanta insieme? No, allora, no, per dirti che l'osservante menzionava anche questa parte qua Anche su. quell'area che noi abbiamo Sì, ritenuto. però ha Quindi è. ragione Riccardo, non chiede l'RB, chiede la E, no? Infatti è Appunto. parzialmente accolta perché lui chiede la E e noi l'abbiamo quel pezzettino lì messo nell'RB. Ma noi possiamo metterlo nell'RB d'ufficio? Io non credo, Manola. Non capisco io questa cosa qui, però. Ma vedi che scrive l'osservazione, condizioni d'uso storico attuale. Sì, ma non ti dice mica che vuoi. E te che hai È noi detto che gli abbiamo che. messo l'RB, E perché è quindi attaccata alle è case. sbagliato parzialmente Infatti, accolto. l'ha detto Riccardo, ha ragione, Ma lo due dovremmo volte è scrivere. sbagliato perché è parzialmente accolta la per l'area che mi hai dato tutta. Sì, E infatti, non per. rimane parzialmente. Allora, scusate, Scusate, scusate. l'osservazione riguarda tutta l'area, abbiamo capito. Allora, intanto partiamo dalla fase più semplice, andiamo a vedere se quella che l'ufficio ha classificato E3 ha le caratteristiche dell'agricolo, va bene? Ok, partiamo di lì, se no non ne usciamo. Andiamo sul posto. Avete visto? Lo vedete? No, ma guardiamola bene. No. Mettici il cursore, Manola, perché non lo è, Antonella, perché non lo vedo. Allora, guardate, è troppo piccolo o troppo grande? Cosa vedete? Stefano, Allora, quella lì gialla che si vede è parte dell'agricolo? Allora, la parte gialla che vi sto evidenziando è l'osservazione, va bene? È l'osservazione. È troppo grande per me. Da togliere dall'agricolo e da No, da togliere dal togliere dal profilo e boschivo, troppo grande. mettere nell'agricolo. Perché poi ci si inserisce questa casa che è nel bosco, come se tolto, vedo questa cosa qui, e non l'abbiamo fatto per la pieve. Sì, infatti. Allora, qui chiaramente va perimetrato bene il bosco, dai, questo è il compito che va fatto. Allora. Allora, sicuramente tutte La queste punta sulla aree. destra è quella che va in Allora, RB. quelle sulla destra mi sembrano tutte fuori dal bosco, no? Siete d'accordo? Quelle Sì. più in alto sulla destra. Quella più, torniamo Sì. su Google Earth, questa radura qui che è quasi un'ellisse, no? È una radura, però sembra interna al bosco, siete d'accordo? È boschiva questa. Sono Quindi d'accordo. direi qui ci siamo, va bene? Dopodiché, Manola, siccome secondo me d'ufficio non gli si può dare l'RB perché potrebbe essere non corretto, perché non ha potuto Io finirei qua. osservare, io quella propaggine che voi avete messo nell'RB la metterei nell'E, perché comunque non è area boscata e ha delle caratteristiche omogenee all'area che stiamo vedendo. Siete d'accordo, commissari? Quel piccolo pezzettino, sì, lì sì, di qua poi parte il bosco, vedi? Sì, no, 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 di ma qua si è detto. no, no, ma di qua sì, Michela, ma dicevo, ma non ho capito, però l'ellisse che dici te è già interna al bosco, eh? È già interno al No, bosco, no, sì. Quindi vai no, no, escluso. c'è una strada, Quello ragazzi. certo. C'è
c'è una strada e la vedete, c'è una strada che separa il bosco dalla parte, e c'è anche in cartografia, quindi non fa parte del bosco, lo vediamo tranquillamente lì, che sostanzialmente fa parte del bosco. Quelle ellisse che diceva Simone, che te dicevi, non fa parte del bosco, perché sostanzialmente c'è la strada che la separa. Vedi che c'è anche cartografia? L'ho vista. Quindi, fatemela vedere. Allora, in cartografia è quelli che ti fa vedere la tonnella, in cartografia. È una strada quella lì, eh? Torniamo su Google Earth. La stanza in Piero è tratteggiato. Torniamo che su strada, non è una viabilità. Beh, lo vedi. Sentiero. C'è la strada, c'è la carreggiata della strada. È un sentiero, no, quello lì. In effetti è dentro il bosco, almeno una parte. No, ma è un sentiero, ma che strada è quella lì? Però Alberto, onestamente, quella radura verde di cui parlo io è ellittica. Mi sembra più simile al bosco che ad un'area agricola, onestamente. Ma certo. Per i criteri che abbiamo usato, mi viene in mente anche quello della pieve di prima. No, finisce qui, via. Sono d'accordo a farla finire qua giù. Sul resto non ci sono dubbi che è area agricola. Giusto. Allora che si fa? Il perimetro si fa includendo quella radura e si prendono le chiome degli alberi? Sì. Eh? Sì. Secondo me sì, è la mia opinione, eh. Poi sì, ci sono ma qui, cioè, mi fai vedere col mouse dove l'arriva, dove dici Manola, per favore. Io aspetta, io il mouse lo l'antonella, muovo, ma no, l'antonella, scusa. No, torna dove eri. Ma non c'ho più la, non c'ho più la carta. È stata frettolosa. Voleva sì, già segnare. Ho detto Manola. Scusate. Antonella? Dimmi, mi riprendo la condivisione. Prendi la condivisione. Non avere furia. Me la riprendo. Ditemi cosa volete vedere. Dove dici Manola te quello con gli alberi? Io dicevo, cioè mi sembra di capire che ritenete che abbiamo esteso troppo l'area agricola, no? Allora, voi vorreste ridurla e dico, per avere un segno di riduzione, vi va bene se si percorrono le chiome delle alberature esistenti, includendo... Sì, io sono d'accordo. A me capito? Quindi rimane quel pezzettino fuori dove vedete quegli orti sostanzialmente, in E. Sì. E in E, come ha detto l'assessore, quella punta sulla destra. Certo, sono d'accordo. Questa qui. Dove prima era RB, va bene? Sì. Sì. Quindi noi uniamo le chiome degli alberi, ok? Sì. Va bene. E poi ve la facciamo rivedere, ovviamente. Sì, va bene. Ok. Scusate, mi ha avuto una telefonata. Che vi chiamate Jacopo? Sulle chiome degli alberi, come si è detto te, escludendo le ellissi, è quella lì, che si cammina su quella chioma lì. Dicevo, Manola, sì? Mi torna a livello istruttorio a voi, no? Sì, mi torna. Va bene. Andiamo avanti. Aspettate, deve rientrare Jacopo. Quindi scusa Manola, la parte dell'RB diventa agricola allora. Ok. Poi 3. Rientrato. Presidente, io avrei la necessità di staccare 10 minuti prima, quindi non so se siete d'accordo, si potrebbe fare l'ultima, e tanto in ogni caso bisogna aggiornarci, no? Va bene? Sì. Ok. No, non ho capito. Allora, osservazione 556.
chiedono sostanzialmente di inserire un'area di natura pertinenziale dentro un fabbricato che è classificato B2, insomma, unitamente a un fabbricato che è classificato B2. Ah, l'abbiamo già vista questa qui. L'istruttore di parziale accoglimento. Abbiamo già visto, ve lo ricordate? C'era quell'edificio qui, ve lo faccio rivedere, perché l'hanno presentato due vabbè, osservazioni. Ma se l'abbiamo già vista, va bene, Antonella. Ok, è questo edificio, abbiamo... ve lo ricordate? Eccola qui. Ah, sì. Sì. Vai. Poi, osservazione... Ah, sì, va oltre? Fa... No, se ne fa un'altra, visto che questa è stata veloce. Ah, ok. Osservazione 561. Ora, qui ci sono varie richieste. E ora non la facciamo con furia, però, eh? No, questa qui l'abbiamo già vista. Questa qui l'abbiamo già vista. Sono evidentemente i condomini che hanno presentato la richiesta di trasformarla in zona A1. Ora, aspetta che metto... Vabbè, ma se l'abbiamo già vista, va bene, Antonella. Ma dove serve? Io me la ricordo, ora, questa. Ora, sì, allora, aspetta, ora te lo dico. Ti dico i numeri delle osservazioni, va bene? Chiedevano loro, scusa? Di passare da A1A a A1B. Sì, dai, l'abbiamo già vista, me la ricordo bene. E noi si era accolta? Sì. Allora perché questa è parziale? Ah, perché allora, c'è anche... parlava Riccardo, che era quell'intervento di trasformazione di una struttura alberghiera negli anni 2000, che aveva perso tutte le caratteristiche, non so se ti ricordi. Sì, allora sì, non mi ricordo. Sì, ora 231 era osservazione, 231, 561. No, no, va bene, va bene. Ora io mi ricordavo, ora me l'ha fatta tornare in mente la Manola. Va bene. Ok, allora Presidente, se non c'è nulla al contrario, vi chiederei di va finire bene. 10 minuti. Ok, bene. Giorno bene. Lunedì. Ma è per le prossime commissioni? Ah, lunedì alle 15. Appunto, se ne parlava qui anche Roberto, perché ne è prevista un'altra, ma probabilmente la prossima volta noi finiamo lunedì prossimo. Quindi è prevista per lunedì alle 15 e poi ci aggiorniamo? Il mercoledì alle 15. Secondo noi, con lunedì si dovrebbero chiudere queste cartografiche. Ah, io non lo so se per mercoledì abbiamo del materiale da farvi. Ah, no, va bene, se finiscono lunedì. Allora, facciamo la lunedì e poi ci aggiorniamo. Perché facciamo poi ci aggiorniamo, va bene? Come? Dico, sì, no, dicevo quello che diceva Michela, la facciamo lunedì e poi in funzione di quello che dobbiamo ancora fare da ultimo ci aggiorniamo, ok? Sì, ma volevo dire, ricordate che io giovedì e venerdì non ci sono, l'avevo già detto l'altra volta. No, va bene, sì, è vero. Va bene. Ok. Ok, ciao. 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 Buona giornata. Ciao, ragazzi.